Allora, buonasera a tutti, dichiaro aperta la commissione di laurea della Facoltà di Scienze Politiche. Rispettiamo l'ordine di pubblicazione dei candidati, ascolteremo tutti i candidati e andremo a proclamazione al termine, alla fine delle relazioni. Saluto tutti i presenti e saluto e ringrazio i colleghi. Rispettiamo l'elenco pubblicato, con una piccola modifica. Iniziamo da Cati Giorgia e successivamente nell'ordine Yussin, Di Bartolomeo, Broccolini, Di Giuseppe, Di Bonaventura, Di Giulio, Lesti, Marcozzi, Buffone, Cocciola, Pellegrino, Di Nicolantonio e Poltrone. Inviterei tutti i candidati di essere in prima fila e ogni candidato ha a disposizione 8 minuti con presentazione del relatore. Dopo l'ottavo minuto il correlatore può decidere se fare una domanda oppure no. Iniziamo da Cati Giorgia, prego. Presenta un lavoro in organizzazione e management. Dal titolo Modelli di governance e modelli di business nelle BCC post riforma 2016, una metodologia di indagine. Relatore professor De Nicola, correlatore il sottoscritto. Prego, professor De Nicola. Grazie Presidente. La tesi della candidata si inserisce in un progetto di ricerca più ampio che ha lo scopo di valutare il grado di efficacia della recente riforma che ha riguardato l'intero comparto del credito cooperativo in Italia. Alla luce di alcuni dei primi anni di applicazione di questa riforma, ci siamo posti l'obiettivo di valutarne appunto il grado di efficacia e la capacità di raggiungere quelli che sono stati gli obiettivi presupposto dell'intera riforma stessa. Nel lavoro si mettono in evidenza, da un lato, tutte le fonti e si analizzano tutte le fonti scientifiche che in qualche modo si sono occupate del tema e dall'altro, soprattutto, si disegna un metodo di indagine finalizzato a cogliere la prospettiva diretta dei protagonisti. Infatti, nel metodo di indagine disegnato e progettato si prevede, si è previsto e si è anche attivato, come ci dirà la candidata, il coinvolgimento degli stakeholders di Abruzzo e Molise. Per cui, con il permesso del Presidente della Commissione, inviterei la candidata a presentare i risultati del lavoro. Buonasera a tutti, sono Cati Giorgia e il mio studio va a analizzare le conseguenze della riforma delle BCC del 2016 sui modelli di business e sui modelli di governance. Appunto, alla fine dello studio illustreremo una metodologia di immagine, di indagine che appunto studia le conseguenze reali dei singoli istituti. Iniziamo ricordando l'importanza delle banche di credito cooperativo nel sistema bancario. Che hanno come alla base il principio del localismo e del mutualismo. Il localismo si occupa di mantenere i rapporti con il territorio e della fiducia con la clientela, aiutando le piccole e medie imprese e le famiglie del territorio corrispondente, mentre la mutualità si occupa di creare vantaggi per i suoi stakeholder al centro della strategia operativa e mantenere rapporti di reciprocità tra essi. L'importanza di questi due principi la vediamo nella grande crisi finanziaria del 2008, perché dal 2007 al 2014 le BCC continuarono ad elargire prestiti revoca a bassi tassi di interesse. Nel 2012 però le BCC iniziarono a elargire prestiti anche alle grandi imprese, per lo più edili. Questo portò il rischio del credito ad aumentare dall'1 al 4,9% rispetto al settore che era stabile al 4,3%.
Questo fece chiudere molte BCC, le più piccole e le più deboli, mentre le altre portarono alla luce delle debolezze della struttura. Per questo il legislatore concesse alla Federcasse un'autoriforma. L'autoriforma, deliberata a unanimità, diventò legge attraverso il decreto numero 18 chiamato la riforma delle BCC. Il cambiamento più importante di questa riforma fu il raggruppamento in un gruppo bancario cooperativo che appunto raggruppa i singoli istituti in un unico gruppo. Attualmente ne abbiamo due, gruppo Igrea e gruppo Cassa Centrale Banca. Il gruppo mette in atto un holding innovativa dove il 51% del capitale della capogruppo al vertice è detenuto dalle singole BCC che hanno un controllo diretto su di esso. La capogruppo invece, grazie alla sottoscrizione di un contratto di coesione obbligatorio per le BCC, prende parte dell'autonomia decisionale e gestionale dei singoli istituti. Un altro importante cambiamento è che nel contratto di coesione sono contenuti i poteri della capogruppo, che consistono nel coordinare e dirigere l'attività delle banche, consistono nel fare da ausiliare alla Banca d'Italia controllando l'operato dei singoli istituti e infine hanno il potere di nomina, revoca e opposizione di nomina sia degli organi amministrativi sia del gruppo che dei singoli istituti. Un altro importante strumento è il Cross Guarantee Scheme, che consiste in un fondo costituito dalle quote dei singoli istituti che va in aiuto alle BCC più, che si trovano in difficoltà economica. L'attivazione di questo fondo viene fatto con il controllo della capogruppo, che così evita fenomeni opportunistici di free riding e conflitti di interesse. Comunque questo strumento fortifica sia l'allineamento strategico di tutto il gruppo che concede alle BCC di poter elargire prestiti più ingenti. Vogliamo introdurre la Commissione come è stato progettato il questionario e l'intera survey? Certo, allora, dato che la riforma, sono passati vari anni dalla riforma, sono anche uscite molte critiche riguardanti la riforma. Per questo io e il professor Manuel De Rigola abbiamo costituito uno strumento di indagine che consiste in due questionari, uno rivolto alla governance e uno rivolto ai dipendenti, vengono divise in sessioni riguardanti l'opinione sulla riforma in generale e sulle conseguenze che ha sui singoli, appunto, sulle singole BCC. Nella tesi ancora non è presente, però possiamo vedere che dalle prime risposte in uno studio prematuro possiamo vedere che più o meno le risposte combaciano, nel senso che le risposte positive le troviamo per quanto riguarda la diversificazione di portafoglio, la facilitazione nell'adesione al gruppo l'accumulo di patrimonio base. Invece le risposte negative, appunto, le abbiamo sull'autonomia che non era quella richiesta dalla Federcasse, sull'economia di scala non presenti, sulla mancata facilità nel raggiungimento del capitale di rischio. Positivo e negativo sono due aggettivi che noi abbiamo declinato con una scala. Una scala Likert che va. Abbiamo fatto delle affermazioni e abbiamo chiesto se gli intervistati fossero o meno d'accordo. Esatto, sì, più d'accordo o meno d'accordo. Quindi le conclusioni così. Le conclusioni sono che nonostante tutte le critiche, ogni singola BCC non esprime la volontà né di voler uscire dal gruppo o essersi pentita ad entrarne. Perfetto, per me va bene così, grazie, si può accomodare.
Si può accomodare il secondo candidato, Zraidi Hussein, prego. Presenta una tesi in economia e gestione delle imprese dal titolo Le strategie di internazionalizzazione come modelli di crescita delle imprese, un confronto tra Italia e Marocco. Relatore è il sottoscritto, correlatore la professoressa Di Cimbrini. Allora, il candidato ha analizzato nel suo lavoro di ricerca un'attenta analisi sui modelli dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese con un rigoroso studio della bibliografia nazionale e internazionale esistente, per poi porre la sua attenzione sull'analisi di modelli e di strutture di tipo economiche, sociali e politiche tra Marocco e l'Italia. Conclude il lavoro su un'analisi sull'applicazione di questi modelli nazionali ed internazionali su un mercato specifico di riferimento. Con il permesso della Commissione cedo volentieri la parola al candidato, prego. Ho possibilità di togliermi la mascherina? Ho un problema? Sì. Oh, ok, lascio. Allora, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio alla Commissione, ringrazio mille il professore per la parola e in particolare per avermi accompagnato in questo percorso formativo pieno di insegnamenti e di emozioni. Come ha già accennato il professore, io oggi porto le strategie di internazionalizzazione come modelli di crescita delle imprese. La volontà di portare questo tema nasce principalmente dal desiderio dalla mia curiosità di rispondere ad alcune domande che vogliono dare una risposta a quelle che sono le dinamiche internazionali delle nazioni. Dunque, principalmente in un'economia, in un mondo oramai globalizzato, capiamo bene che l'economia internazionale è un fattore molto importante che incide in maniera decisiva e forte sui processi decisionali delle nazioni. Ecco perché è importante saper valutare attentamente quelli che sono i fattori che vanno ad influenzare le nazioni, come le esportazioni e i processi di strategie di internazionalizzazione delle imprese. Ecco perché risulta sempre più interessante rispondere a questi quesiti qua. I vantaggi principali che pone l'internazionalizzazione è quella di chiaramente portare dei risultati positivi per l'azienda stessa o per la nazione, oltre a portare dei vantaggi competitivi a quest'ultima. Oltretutto permette uno sviluppo di un'attitude positiva al cambiamento e un'aggressione al mercato che permette una ricerca approfondita di nuovi terreni fertili per il prodotto o per i servizi stessi. Tuttavia è importante saper valutare attentamente quello che è il contesto ambientale, quello che è il contesto internazionale, perché non solo quest'ultimo è composto da fattori critici di successo, ma anche da fattori critici di insuccesso. Quest'ultimi sono rappresentati in linea generale dalla competizione e dalla concorrenza. Infatti uno degli strumenti più importanti che andremo ad utilizzare durante questa mia presentazione sarà un'analisi data dall'analisi SWOT, che non è altro uno strumento che ci permette di analizzare il contesto ambientale fornendoci una visione più che chiara possibile, trasparente e definita del contesto. Dunque conosceremo bene quelli che sono i punti di forza, debolezza, le minacce e le opportunità. Ecco perché è importante, quando si pianifica un'azione di internazionalizzazione, sapere valorizzare bene i punti di forza, studiare e conoscere bene i punti di debolezza e avere un market di riferimento e un target allo stesso tempo. Come si immagina già, gli obiettivi della tesi sono quelli di indagare e proporre degli studi precedenti per convalidare e affermare quelli attuali e oltretutto anche fornire quanto più possibile una visione completa e critica all'ascoltatore o al lettore. Dunque indagheremo principalmente, analizzeremo quelli che sono i principali modelli di internazionalizzazione.
Dunque, l'internazionalizzazione cos'è? Viene definita da Giubitta come l'ingresso ai mercati esteri, chiaramente con modalità diverse, con l'obiettivo di avere dei profitti in termini di vendite. Tuttavia, la caratteristica più importante dell'internazionalizzazione è quella dell'adattabilità. Infatti, Microsoft fornisce anch'essa una definizione, tecnicamente con l'acronimo I18N, che vale a significare adattabilità. Un esempio molto pratico è quando noi usufruiamo di un servizio, ad esempio di un sito internet, e riusciamo a vederlo in contemporanea sia in Italia che in America. Questo permette, e questo definisce in maniera abbastanza chiara, la capacità di adattare il linguaggio, le strategie di comunicazione, le valute, la conversione ad esempio delle unità di misura in maniera abbastanza globale e comprensibile a tutti. Durante l'individuazione e lo studio di questi fenomeni, i più grandi economisti hanno individuato una figura importante, cioè quella della natura evolutiva dell'internazionalizzazione. Infatti la definizione stessa integra i modelli di investimento estero dell'impresa con comportamenti dell'impresa stessa. Dunque si individuano non solo componenti economiche e finanziarie, ma anche componenti comportamentali. Ecco perché la risorsa umana all'interno di questo contesto è molto importante. Giunta, nel suo libro In cosa sa fare l'Italia, specifica che in questo contesto di internazionalizzazione, in particolar modo nel contesto italiano, il fatto che il mercato si sia liberalizzato, che si sia globalizzato e che si sia saturato, ha portato una competitività, una sfida all'Italia che difficilmente riesce a sostenere. Ecco perché, secondo Giunta, è importante saper elaborare in maniera chiara ed efficace quello che è un piano di internazionalizzazione, così da permettere di indirizzare quelli che sono gli obiettivi italiani in un contesto internazionale. Dunque, a sostenere tutte queste tesi sono delle teorie molto importanti di diversi economisti e di diversi studiosi che hanno contribuito a dare una definizione di internazionalizzazione. Una delle teorie più importanti, che sono alla base di tutte e che hanno dato una vision più chiara e possibile del mondo aziendale, in particolare anche quello del mondo internazionale, è la teoria di Leavitt. La caratteristica della teoria di Leavitt, che si concatena con quella di internazionalizzazione, ovvero dunque adattabilità, la parola chiave, è quella del ciclo di vita. Il ciclo di vita è una visione universale che si ricalca all'interno sia di un prodotto, di un servizio, di un'azienda e di uno Stato. Leavitt, all'interno del suo articolo giornalistico Exploit the Product Life Cycle, spiega come ogni prodotto, ogni azienda sia soggetto a un ciclo di vita. Questo ciclo di vita viene rappresentato da una curva sigmoide, come vediamo nella rappresentazione, e principalmente rappresentano quattro cicli di vita, quattro fasi. Queste quattro fasi sono rispettivamente il ciclo di nascita, il ciclo di crescita o sviluppo, il ciclo di maturità e il ciclo di declino. Saltando le prime due e l'ultima, la parte più importante e interessante è quello del ciclo di maturità. In questo ciclo spesso il prodotto o l'azienda è affermata all'interno del mercato, il prodotto è riconosciuto e spesso in questa fase qui, in termini di economici, si è raggiunto il picco. Tuttavia, bene, per me è sufficiente. Passo la parola alla professoressa Di Cimbrini, correlatore. Grazie Presidente. Solo un veloce passaggio sulle opportunità emergenti di internazionalizzazione della Cina. Grazie. Sì. Allora, per quanto riguarda la Cina, durante la mia tesi ho indagato che importanti processi di internazionalizzazione sono forniti ad esempio dagli investimenti diretti esteri, come vediamo qua da Herbertheimer, anche dall'Indert, il commercio tra paesi simili, e la teoria spiega come praticamente determinati paesi commerciano tra di loro in termini di similitudine dati dal reddito pro capite. Questo spiega perché la Cina attualmente risulta una delle più grandi potenze economiche dopo gli Stati Uniti in termini di esportazioni. La Cina risulta interessante perché innanzitutto ha attuato una crescita incredibile nel corso del tempo,
attuando ovviamente quelle che sono le economie di scala e le economie di scopo. Questo ha permesso sì di attuare dei costi inferiori, dei costi di internazionalizzazione anche ad altre aziende interessanti. Non per questo uno dei casi aziendali che io ho, insomma, su cui ho fatto una ricerca, ovvero Fiat ha investito moltissimo attraverso investimenti diretti esteri sulla Cina. È chiaro che gli investimenti diretti esteri non sono solo in termini di capitale, ma anche in termini di conoscenza, in termini di tecnologia, in termini di gestione. Dunque, attraverso questi investimenti Fiat è riuscita a crescere. Tuttavia, va benissimo così, grazie. Grazie. Grazie mille. Grazie. Grazie. Il prossimo candidato è Di Bartolomeo Dante. Presenta un lavoro di tesi in economia e gestione delle imprese dal titolo Evoluzione dei modelli di business digitali nel settore discografico, analisi di un caso studio aziendale. Il relatore è il sottoscritto, il correlatore la professoressa Di Cimbrini. Allora, il candidato ha presentato un lavoro di ricerca che si può strutturare sostanzialmente in tre parti. Nella prima analizza l'evoluzione dei modelli di business digitali, nella seconda focalizza la sua attenzione sull'industria musicale per poi applicare tutti i modelli che ha studiato nella prima e nella seconda parte applicati al caso Sony. Inviterei quindi il candidato di illustrare le caratteristiche generali del lavoro di ricerca che ha svolto alla Commissione. Prego. Buonasera a tutti. Ringrazio in particolar modo tutti quelli che mi hanno sostenuto per andare avanti questo percorso di studi. In particolar modo tendo a sottolineare in questa tesi l'importanza che ha avuto nel corso della storia la musica collegata all'economia. Nel primo capitolo andiamo appunto ad esaminare l'evoluzione dei modelli di business digitali, ponendo una maggiore attenzione sull'innovazione del business model che è generato dall'evoluzione tecnologica. Introduciamo il primo capitolo e possiamo dire che è molto importante soprattutto definire il business model. Il modello d'affari consente a un'organizzazione di creare, distribuire e catturare valore. Perciò è molto importante andare a garantire il miglioramento continuo. Per poter garantire il miglioramento continuo si occorre distinguere tutti gli elementi distintivi fondamentali per creare valore economico. Per creare valore economico occorre realizzare modelli aziendali più flessibili e snelli, adottare nella filiera nuove tecnologie digitali e implementare strategie di digital marketing per poter acquisire sempre via via man mano nuovi segmenti di mercato. Per poter quindi riuscire a evitare minacce e avere maggiori opportunità di mercato occorre tenere presente sia l'architrave che le colonne che le fondamenta del tempio che permettono di riuscire a far sì che si possa creare valore economico. Il business model canvas è molto importante perché è una grande matrice composta da nove blocchi interconnessi dove è molto importante riuscire a rispondere a delle domande. Quali sono i clienti, le organizzazioni, le persone alle quali rivolgersi, il valore da offrire sul mercato, quindi i beni e i servizi, il mix dei canali, quindi tutti i canali necessari per poter raggiungere i clienti, le relazioni da stabilire con i clienti, gli introiti derivanti dalle vendite, i ricavi, successivamente le risorse fisiche, intellettuali, materiali, umane e finanziarie, successivamente le attività chiave per raggiungere gli obiettivi aziendali e gli stakeholders che si mettono in relazione con l'azienda stessa, che è un grande ecosistema, e che permettono all'azienda di crescere il proprio valore. Successivamente abbiamo i costi, l'analisi dei costi, che permette di rendere operativo il business model. Innovare il business model significa tener presente dei fenomeni ben distinti e strettamente interconnessi, quali la digital economy, la sharing economy e la green economy.
La digital economy è la spina dorsale dell'economia digitale, basata sull'iperconnettività e la velocità. È l'attività economica che è strutturata attraverso dei dati, delle persone, dei dispositivi che si mettono in comunicazione attraverso l'utilizzo di internet. La sharing economy è basata principalmente sulla collaborazione e sulla condivisione ed è molto importante perché nella cultura aziendale ha portato dall'era del possesso a quella dell'accesso, mentre la green economy, secondo la Commissione europea, è un'economia che genera crescita, che crea lavoro e sradica la povertà, che investe e salvaguardia le risorse del capitale naturale da cui dipende la sopravvivenza del pianeta. Passando al secondo capitolo, possiamo dire che sono esistiti nel corso della storia due periodi tecnologici, il periodo analogico e il periodo digitale. Nel primo periodo possiamo considerare i primi tre strumenti per ascoltare musica, che sono il fonografo, il grammofono e il disco in vinile. Un strumento transitorio tra il periodo analogico e il periodo digitale è il Walkman degli anni 70 della Sony. E successivamente abbiamo il compact disc del periodo digitale, introdotto sul mercato giapponese nel 1982, e il lettore MP3 per poi passare alle piattaforme digitali. Però molto importanti sono i nomi degli inventori del fonografo e del grammofono, che sono Thomas Edison del 1888 ed Emil Berliner, che è lo stesso periodo di Thomas Edison, ma molto importante per quanto riguarda il passaggio dal cilindro all'utilizzo del disco. Le piattaforme che offrono dei servizi streaming sono denominate con il termine OTT, over the top, che fa riferimento a tutti quei servizi e contenuti multimediali che vengono offerti ai clienti direttamente sul web. Abbiamo transactional video on demand, subscriber video on demand e advertising video on demand. Il primo riguarda tutte quelle piattaforme che offrono dei servizi pay per view, cioè paghi quello che vedi, che ascolti. Il secondo gruppo indica tutte le piattaforme che offrono dei servizi basati su canone mensile o annuale e il terzo tutte quelle piattaforme che offrono dei servizi gratuiti. Il crowdfunding è molto importante perché è il finanziamento dalla folla, il finanziamento collettivo dal basso e c'è una piattaforma molto importante quale MusicRaiser che sostanzialmente funziona come un promotore di un'iniziativa musicale che richiede al pubblico, definito con il termine crowd, mediante una piattaforma digitale, delle somme di denaro, il cui ammontare varia in relazione del progetto che bisogna sostenere. Molto importante, tendo a sottolineare, il andare a vedere l'impatto che ha avuto il coronavirus sul settore discografico. È possibile infatti analizzare un crollo dovuto dalla pandemia del settore musicale che tra il 2019 e il 2020 ha visto una riduzione del 76%. Le arti performative anche hanno visto una riduzione molto importante. Il market share permette di capire quanto il servizio streaming sia aumentato del 64% nel 2020, mentre tutti gli spettacoli dal vivo, comunque le registrazioni negli studi di registrazione, siano diminuiti significativamente. È fondamentale andare a sottolineare l'incremento percentuale degli abbonamenti delle piattaforme streaming, del 7% di Netflix, rispetto anche a Prime Video, Hulu, HBO Max e Disney Plus. Perfetto, per me è sufficiente così. Passo la parola al correlatore, professoressa Di Cimbrini. Anche per me va benissimo così, grazie. Grazie, si può accomodare. Il prossimo candidato, Broccolini Nicolò, presenta un lavoro di tesi in economia e gestione delle imprese, dal titolo Analisi di bilancio, il caso della Trivium Packaging Italy SRL. Relatore sottoscritto, correlatore, professoressa Di Cimbrini. Il candidato
struttura un lavoro di ricerca particolarmente puntuale e rigoroso, distinto in tre parti. Nella prima analizza i modelli di analisi del bilancio di esercizio attraverso le strutture, l'analisi per margini e per indici. I modelli studiati nella letteratura di riferimento vengono poi applicati al caso aziendale studiato. Lo fa con particolare rigore nella presentazione aziendale, nell'analisi organizzativa, gestionale e informativa dell'azienda, per poi, attraverso un'analisi di bilancio di 3 anni di riferimento, il candidato riclassifica lo stato patrimoniale e il conto economico e pone in essere un'analisi per margini e per indici. Inviterei il candidato a illustrare alla Commissione le caratteristiche generali del lavoro di ricerca che ha svolto. Prego. Buonasera a tutti. Come già anticipato dal professor Corsi, il lavoro di ricerca che presentiamo oggi si concentra sull'analisi di bilancio e sull'importanza che essa riveste quanto principale strumento di informazioni sui vari aspetti della realtà aziendale. Il lavoro espone prima di tutto la descrizione del bilancio di esercizio, che sappiamo essere lo strumento di informazione primaria sia per gli shareholder, ossia per i portatori di interessi interni all'azienda, sia per gli stakeholder. Questo permette agli stessi di conoscere gli andamenti gestionali passati e le relative prospettive future. Si passerà poi alla descrizione e interpretazioni di vari modelli di riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico, al fine di individuare un metodo di analisi fondato su un sistema di indicatori in grado di rilevare i principali fenomeni che caratterizzano la vita aziendale. Saranno approfonditi gli indici reddituali, atti a comprendere la capacità dell'impresa di generare ricchezza, gli indici di liquidità e di solidità, che descrivono la situazione finanziaria e patrimoniale della società, nonché gli indici di turnover, chiamati anche indici di rotazione, e gli indici di performance e struttura. I modelli così descritti verranno applicati a un caso empirico, che è quello della Trivium Packaging Italy SRL, una società appunto che svolge prevalentemente l'attività di produzione e commercializzazione di imballaggi in metallo. Verranno esposte tutte le informazioni relative alla struttura, all'organizzazione della società, all'ambiente competitivo, al settore in cui opera, tutte informazioni necessarie al fine di conoscere adeguatamente l'impresa, in modo da arrivare a giudizi più veritieri e consapevoli sulla gestione svolta dalla stessa. Infine si concluderà con una dettagliata analisi che metterà in relazione i vari modelli finanziari, patrimoniali ed economici della società. Verranno esposti appunto i bilanci riclassificati relativi agli ultimi 3 esercizi, 2017, 2018 e 2019. Si passerà dunque a un'analisi per margini e per indici, in modo da arrivare a una conclusione sulla situazione economico-patrimoniale della stessa. La storia della nostra impresa ha inizio nel 2010, quando Ardagh Glass, entità operativa del gruppo Ardagh in Italia, specializzata nella produzione di imballaggi in vetro, acquisisce Impress S.p.A. L'anno successivo, nel 2011, sempre Ardagh Glass acquisisce il gruppo FIPAR, composto principalmente da società italiane e da una sussidiaria greca. Nel dicembre dello stesso anno, le 5 società italiane si fondono in Ardagh Glass e la stessa viene ribattezzata in Ardagh Group Italy S.r.l. Nel 2017 abbiamo la costituzione dell'Ardagh Metal Packaging Italy SRL e successivamente viene approvata la scissione del ramo metal dal gruppo Ardagh in favore Italy New Co., generando i relativi effetti fiscali e contabili a partire dal 1 gennaio 2018. L'anno più importante dell'analisi è sicuramente il 2019, anno in cui viene perfezionato un accordo di partnership tra il gruppo Ardagh e il fondo pensionistico degli insegnanti dell'Ontario, Ontario Teachers Pension Plan Board. La partnership si è concretizzata nella fusione tra Xal Corporation, società specializzata anch'essa nella produzione di imballaggi metallici, in particolare di bombe aerosol, e il settore meta del gruppo Ardagh. Nasce così la Trivium Packaging. Lo scopo della partnership, in cui il fondo pensionistico detiene il 57% e il gruppo Ardagh il 43%, è quello di andare a unire due entità produttive altamente complementari, sia in termini di collocazione geografica, sia in termini di prodotti offerti, sia
sia in base alla clientela fornita. Oggi il gruppo Trivium gestisce a livello globale più di 60 stabilimenti, situati principalmente in Europa, Nord America e Sud America, impiega più di 8.000 persone e un fatturato medio l'anno di 2 miliardi e 700 milioni di euro. Vediamo inoltre che la base operativa si trova sostanzialmente nei Paesi Bassi, tanto che la Trivium Packaging Italy SRL posseduta completamente, è una società unipersonale posseduta dalla Trivium Packaging BV, società di diritto olandese. Si procede con un'analisi del mercato degli imballaggi, in cui appunto vengono esposte le principali caratteristiche del mercato di riferimento. Vediamo come lo stesso è fortemente influenzato dalle abitudini dei consumatori, inoltre la crescente consapevolezza circa le problematiche ambientali, il cambiamento climatico sta spingendo gli stessi verso, diciamo, un cambiamento nella scelta della tipologia di materiali per il packaging, metallo e glass. Passiamo alla riclassificazione, sì. Stato patrimoniale e conto economico. Certo. Qui abbiamo la riclassificazione dello stato patrimoniale secondo il criterio finanziario. Lo stesso permette di andare a individuare la composizione dell'attivo e del passivo. L'attivo, vediamo che è diviso in attività correnti e in immobilizzi. L'attivo corrente a sua volta è composto da liquidità immediate, differite e dalle disponibilità dal magazzino. Vediamo come la componente principale dell'attivo siano le liquidità differite. Le stesse sono composte principalmente dai crediti entro 12 mesi e questi, diciamo, che sono di nuovo principalmente composti dai crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti e dunque sono crediti di gruppo nei confronti del gruppo. Nell'immobilizzo naturalmente la voce principale saranno le immobilizzazioni materiali, questo è dovuto alla particolare attività produttiva che svolge l'azienda che ha bisogno di continui investimenti in macchinari e impianti per il taglio e la saldatura della banda stagnata dell'alluminio sostanzialmente. Vediamo dopo che il passivo viene diviso in passivo a breve termine, passivo consolidato e patrimonio netto. Anche qui la componente più principale è il passivo consolidato, dove la fanno da padroni i debiti oltre 12 mesi. Anche questi sono debiti nei confronti del gruppo, si può vedere dall'andamento, diciamo, uguale in tutti e tre gli esercizi. Per quanto riguarda il patrimonio netto, invece, la prima cosa che salta all'occhio è la forte diminuzione del capitale sociale tra il 2017 e il 2018, dovuta alla scissione societaria avvenuta appunto nell'ottobre del 2017. Abbiamo un'altra forte diminuzione sia degli utili portati a nuovo e naturalmente del risultato operativo. Si procede col conto economico riclassificato a valore della produzione e a valore aggiunto, questo appunto ci permette la differenza tra il valore della produzione e il costo della stessa di trovare il valore aggiunto. Anche qui, sia nel valore aggiunto sia nel margine operativo lordo, nell'EBITDA, possiamo notare gli effetti della scissione con un calo del 30% sia del margine operativo lordo sia dell'EBITDA sia del risultato operativo globale. Bene, qui abbiamo la composizione già accennata dello stato patrimoniale riclassificato e si inizia con un'analisi per margini. Abbiamo il margine di struttura che ci viene dato la differenza tra il capitale netto e le immobilizzazioni. Questo, diciamo, che va a indicare la capacità dell'azienda di coprire il fabbisogno finanziario durevole con il solo ricorso al capitale di rischio. Vediamo come nel 2017 abbia un risultato positivo spinto dal capitale netto e nel 2018-2019 presenti un risultato peggiorativo, diciamo negativo, dovuto principalmente alla diminuzione del capitale netto post scissione e a una non pari riduzione delle immobilizzazioni. Abbiamo poi il margine di tesoreria che ci viene dato la differenza tra le liquidità e le passività breve, esprime anche questo la capacità dell'impresa di far fronte ai debiti in scadenza con il ricorso senza andare, diciamo, a monetizzare la parte meno liquida delle attività breve, dunque il magazzino. E infine dopo abbiamo il capitale circolante netto, dato la differenza tra le attività correnti e le passività a breve termine. Senta, gli indici di redditività? Eccoli. Gli indici di redditività sappiamo che ci aiutano a comprendere la capacità dell'impresa di generare ricchezza. Il primo è ROE, Return on Equity, che ci viene dato il rapporto tra il reddito netto e il patrimonio netto. Questo indica sostanzialmente la remunerazione, il tasso di remunerazione del capitale di rischio. Ci dice la capacità di generare reddito del solo capitale investito dai soci all'interno dell'azienda. In tutti e tre gli esercizi ha un andamento più che positivo, superiore alla media delle aziende manifatturiere in Italia, che nel 2017-2018 è stato del 12,8% e del 13,9%. Per quanto riguarda la forte diminuzione tra il 2017 e il 2018, anche questa è ascrivibile a un calo dei ricavi, ma soprattutto a un calo del patrimonio netto post scissione.
Abbiamo poi il ROI, Return on Investment, che ci viene dato dal rapporto tra il margine operativo netto e il capitale investito, indica il tasso di remunerazione di tutto il capitale investito, dunque capitale proprio e capitale di terzi. Nel 2017 ha un valore, diciamo, discreto, mentre nel 2018 e nel 2019 scende al di sotto della soglia minima di eccellenza stabilita dagli studi intorno al 7%. Questo è dovuto sia appunto da una diminuzione del margine operativo netto, sia a una non pari diminuzione degli immobilizi, anzi gli immobilizi nel 2018 e nel 2019 aumentano. Abbiamo poi il rosso. Per me è sufficiente, grazie. Professoressa Di Cimbrini. Sì, mi chiedevo se avesse analizzato anche gli indici di rotazione. Sì, eccoli qui. Gli indici di rotazione hanno il compito di andare a indicare in quanto tempo gli investimenti vengono convertiti in denaro. L'indice di rotazione delle scorte ci viene dato dal rapporto tra i ricavi netti e le rimanenze. Questi, diciamo, i primi valori esprimono quante volte nel corso dell'esercizio le rimanenze rientrano in azienda sotto forma di ricavi. Valori alti, come nel caso della nostra analisi, vanno a sottolineare un'ottima capacità dell'impresa di far ruotare il capitale temporaneamente immobilizzato, andando a ridurre gli oneri connessi a tali immobilizzi. Il secondo indice, l'indice sottostante, i valori sottostanti invece ci vengono dati dal rapporto tra il primo, i giorni dell'esercizio contabile, 365, ed esprime la permanenza meno delle giacenze in magazzino. Dove abbiamo un altro indice importante, l'indice di rotazione dei crediti. Questo è un altro indice che va a comparare dati desunti dall'attivo dello stato patrimoniale e dal conto economico. Ci viene dato anche qui dal rapporto tra i ricavi netti e il totale dei crediti verso cliente al 31/12 e stabilisce, ci dice, quante volte nel corso dell'esercizio i crediti vengono incassati. Valori alti sono segno di una buona situazione finanziaria, in quanto è un'espressione della capacità della società di incassare velocemente. Va bene così, grazie. Grazie mille. Si accomodi. Si può anche applaudire. È un giorno importante sia per la facoltà che ovviamente per i nostri laureandi e per le famiglie. La prossima candidata, Di Giuseppe Grace, presenta un lavoro di ricerca e metodologie e determinazioni quantitative d'azienda. Titolo tesi, principi contabili nazionali ed internazionali, evoluzione storica e confronto critico, relatore professoressa Di Cimbrini, correlatore professor Di Domizio. Prego professoressa. Grazie Presidente. Dunque, innanzitutto vorrei riconoscere il coraggio della candidata che ha accettato la mia proposta di trattare un tema che ormai è diventato un classico negli studi di contabilità internazionale. La candidata ha preso in esame la profonda opera di revisione dei principi contabili nazionali emessi dall'Organismo Italiano di Contabilità e d'altro canto anche l'opera di riadeguamento, l'evoluzione, diciamo, dei principi internazionali, mettendo in risalto alcune criticità che il professionista contabile non può ignorare quando deve redigere i bilanci societari. Invito la candidata ad illustrare al pubblico e alla Commissione innanzitutto il quadro generale di riferimento dei principi contabili a cui fanno capo le società italiane. Prego. Buonasera a tutti. Allora, i principi contabili da un punto di vista concettuale sono semplicemente uno strumento di lettura del bilancio stessi, volti principalmente a creare una lingua comune sia per coloro che lo redigono sia per coloro che lo leggono. Da qui discende che sia in ambito internazionale che in ambito nazionale ci sia la disciplina dei principi contabili. I principi contabili nazionali discendono primariamente dal codice civile, principalmente dagli articoli 2423 e seguenti dello stesso. Per quanto riguarda i principi contabili nazionali, questi sono semplicemente delle norme contabili volti primariamente al integrare, ad interpretare la normativa civilistica, poiché quest'ultima diciamo, rappresenta un'esposizione poco esaustiva in materia di bilancio, lasciando così libero spazio anche a comportamenti anomali a coloro che lo redigono e di conseguenza effetti distorsivi per coloro interessati. Ogni società che opera all'interno del territorio italiano è soggetta alla redazione del bilancio di esercizio e o consolidato attraverso ovviamente la disciplina dei suddetti principi. Ogni qualvolta si
fa riferimento a tale materia, si fa riferimento e merita attenzione l'organo preposto alla loro emanazione, da cui discende che l'organo preposto all'emanazione dei suddetti principi è mutato nel corso della storia come è mutata la realtà contabile. Da una parte vi era l'organo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, d'altro canto ad oggi invece questo spetta all'Organismo Italiano di Contabilità, che è un organo preposto oltre alla manutenzione degli stessi anche ad integrare la normativa internazionale nella nazione stessa. L'Organismo Italiano di Contabilità è quindi mosso dall'esigenza di promuovere una cultura contabile uniforme in costante mutamento e di conseguenza anche di fornire informazioni comunque a tutti i soggetti coinvolti. Ogni qualvolta si faccia riferimento a ovviamente i principi contabili nazionali, bisogna anche dettare la loro evoluzione nel corso della materia, poiché un primo punto di svolta ci fu nel 2005 con la riforma del diritto societario, dove si videro appunto dei cambiamenti in materia, principalmente dall'OIC 12 all'OIC 29. Ad oggi gli OIC in vigore sono diversi, specificatamente 33, e questi sono dettati dall'ultimo decreto legislativo numero 139 del 2015, con il quale si recepisce la direttiva comunitaria 34 del 2013. Da qui ovviamente meritano attenzione tutti questi bilanci e tutti questi principi, ad esempio l'OIC 12, con la quale appunto si prevede una rivisitazione del conto economico andando ad eliminare la sezione straordinaria dello stesso. Infatti tutte le voci straordinarie saranno poi iscritte nelle rispettive voci A5 e B14, altri ricavi e proventi e oneri diversi di gestione. Inoltre si prevedono anche altre novità, come ad esempio quella per quanto riguarda i debiti, con l'OIC 19. Attraverso la rivisitazione dell'OIC 19 si può andare a determinare come i debiti vengano iscritti in bilancio attraverso il loro costo ammortizzato e non in base al loro valore nominale. Inoltre è stato rivisitato anche l'OIC 17 per quanto riguarda il bilancio consolidato, ossia si prevede la redazione ovviamente di un bilancio consolidato con i quattro schemi base, quindi stato patrimoniale consolidato, conto economico consolidato, nota integrativa consolidata e rendiconto finanziario consolidato. Ma inoltre sono stati previsti dei limiti adeguati per ovviamente l'esenzione della redazione del suddetto bilancio. Per quanto riguarda il totale dello stato patrimoniale, dell'attivo dello stato patrimoniale, questo non deve superare 20 milioni, per quanto invece riguarda i ricavi delle vendite e delle prestazioni, questo non deve superare i 40 milioni. Si può quindi dedurre dal quadro appena delineato come i principi rappresentino quella chiave essenziale per una rappresentazione veritiera e corretta della realtà aziendale e un risultato economico dell'esercizio, dalla quale discende l'articolo 2423. Inoltre l'ultimo principio emanato è l'OIC 33, principalmente il 25 marzo del 2020, con il quale si determina il passaggio ai principi contabili nazionali, ossia tutti i principi e tutti quei bilanci primariamente redatti con altri principi o comunque altre regole contabili, a quel punto verranno iscritti in bilancio, sia consolidato che di esercizio, attraverso i principi contabili nazionali. Ovviamente, oltre che sul fronte nazionale, bisogna considerare anche il fronte internazionale. Per quanto riguarda ovviamente il fronte internazionale, da qui discendono diverse bisogna porre l'attenzione a una sorta di armonizzazione contabile che si è avuta nel tempo, perché comunque per rendere le aziende, per far sì che redigessero un bilancio uniforme, hanno avuto nel corso del tempo diversi adattamenti a questa realtà. Infatti ogni qualvolta si fa riferimento ai principi contabili internazionali si rinvia poi l'attenzione all'organo preposto per la loro emanazione, quale International Accounting Standard Board ad oggi, perché precedentemente questi erano emanati dall'International Accounting Standard Committee. Inoltre, i principi internazionali oggi in vigore all'interno del nostro territorio sono dettati dal recepimento della direttiva comunitaria, della legge comunitaria 306 del 2003. Che in Italia si è recepita con il decreto legislativo 38 del 28 febbraio del 2005. Attraverso il recepimento di questo decreto si è potuto quindi constatare come i principi contabili internazionali siano obbligatori all'interno di alcune società operanti sul territorio nazionale, come ad esempio le società quotate redigeranno il bilancio consolidato
a partire dal 2005, attraverso i principi contabili internazionali e a partire poi dal 2006 attraverso appunto i bilanci individuali. Inoltre le imprese di assicurazioni dovranno redigere il bilancio consolidato a partire dal 2005, mentre per quanto riguarda quello individuale ancora a partire dal 2006. È prevista inoltre l'esenzione dall'adozione di tali principi per quelle società che redigono il bilancio in forma abbreviata e ovviamente il codice civile che definisce i limiti per redigere ovviamente un bilancio in forma abbreviata. Quali? Ad esempio che non vi devono essere più di 50 unità all'interno della società o dell'impresa e che inoltre non vi debbano superare il totale dell'attivo dello stato patrimoniale di 4.400.000 euro e il totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di 8.800.000 euro. Dal quadro appena delineato si può quindi dedurre come a partire dal 2005 ci siano due sistemi di società. Da un lato volti e ancorati ancora al decreto legislativo 127/1991, con il quale si sancisce l'obbligo e diciamo, il ruolo fondamentale dei principi contabili nazionali, e d'altro canto invece quello della normativa internazionale, quindi attraverso la redazione del bilancio sia consolidato che di esercizio dell'International Financial Reporting Standard. Ad oggi, in merito a questo, si pronuncia anche l'autore Antonio Tessitore, il quale definisce questo dualismo un dualismo radicale e soprattutto antagonistico, poiché seppur perseguendo uno stesso fine, che sia appunto la conoscenza aziendale, vanno anche a delineare, ma anche ad avere risultanze patrimoniali e reddituali ben differenti. Grace, volendo concludere velocemente con una sintesi sulle analogie e differenze tra i due set di principi. Allora, i principi contabili nazionali servono principalmente per andare ad integrare la normativa civilistica e andare in qualche modo a tutelare il patrimonio aziendale. Per quanto invece riguarda la normativa internazionale, ha un'ottica un po' più ampia, poiché è un'ottica investor orientated, che serve principalmente per garantire opportunità di investimento soddisfacenti agli investitori, al fine ultimo comunque di garantire e far vedere le capacità future dell'azienda di produrre utili e dividendi. In merito a questo si pronuncia anche l'autore Michele Casò, che è il presidente del Consiglio di gestione dell'OIC, il quale definisce l'entità di questi principi come imprescindibili per conoscere al meglio le aziende stesse. Va benissimo, grazie. Per me può bastare. Relatore. Correlatore, professor Di Domizio. Ho già l'applauso, quindi per me va bene, solo per ribadire l'importanza di ciò che sul quale ha lavorato, perché è importante anche da chi fa ricerca armonizzare i principi contabili, perché quando chi come me si trova a lavorare sui microdati, avere un termine di confronto, soprattutto in sistema internazionale, non è facile, quindi i risultati possono cambiare assolutamente sulla base di diverse modalità, cosa che le DAMI non sempre catturano, quindi è una cosa assolutamente ottima quella sulla quale hai lavorato. Ben grazie. Lavoro, ben fatto. Prego. Grazie mille. Grazie. Prossimo candidato, Di Bonaventura Jacopo, presenta un lavoro in Public Management dal titolo Smart City, le nuove prospettive post-pandemiche. Relatore professoressa Di Cimbrini, correlatore professor Di Domizio. Do la parola alla professoressa Di Cimbrini, prego. Grazie. Dunque, la Smart City è un modello ideale che è stato elaborato da qualche anno in letteratura, è un modello di riorganizzazione del territorio urbano finalizzato a migliorare la qualità della vita dei cittadini. La città intelligente è una città che fa un uso intelligente, tra virgolette, delle risorse, quindi è energeticamente autosufficiente ed è economicamente sostenibile. Il candidato però ha trovato qualche smagliatura, diciamo, nel modello ideale alla luce di quanto è emerso con la recente pandemia e quindi ha condotto un interessante confronto tra quelli che erano gli obiettivi prepandemici del modello ideale e le nuove priorità imposte dall'emergenza Covid. Quindi innanzitutto chiedo al candidato di illustrare che cosa significava fare Smart City prima della pandemia. Prego. Dunque, salve a tutti, sono Jacopo Di Bonaventura.
Dunque, fare Smart City prima della pandemia significava innanzitutto creare attraverso appunto le nuove tecnologie ICT, le nuove tecnologie dell'Internet of Things, IoT, un'impalcatura, una sorta di ecosistema digitale che andasse a innestarsi, che andasse a compenetrarsi con quelle che sono le strutture dei sistemi amministrativi e infrastrutturali concreti, quelli appunto materiali. Significava appunto andare a far confluire tutte quelle che erano le nuove appunto tecnologie, le nuove scoperte anche e la nuova economia della tecnologia su settori quali appunto la gestione amministrativa, la gestione dei rifiuti, la gestione della criminalità organizzata, la gestione, il sistema di tracciamento della mobilità, il sistema appunto di sostenibilità della produttività economica, il sistema dei trasporti, eccetera. Per quanto riguarda la riflessione appunto inerente a ciò che è cambiato rispetto alla pandemia, innanzitutto c'è da ricordare il fatto che nel 2013 già l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, aveva presentato una sorta di paper nel quale appunto riportava una stima demografica. In questa stima demografica venivano attestate fondamentalmente il raddoppio della popolazione mondiale a livello numerico entro il 2050. Non solo, nello stesso documento riportava anche il fatto che il 70%, cioè 7 persone su 10, sarebbero vissute non più appunto in zone sparse, ma in città, in ambienti comunque urbani. Dunque, per quanto riguarda appunto chi studia public management sa bene che le tempistiche e le ciclicità temporali a cui sono soggette politica ed amministrazione sono ben differenti, sono diametralmente opposte in realtà, perché mentre la politica, diciamo per come funziona l'assetto del sistema elettorale, cerca sempre, si muove sempre nell'ottica del breve termine, nell'ottica della soddisfazione dell'interesse a breve termine appunto, oliare invece i meccanismi della pubblica amministrazione richiede invece tempi e appunto termini molto più, molto più lunghi. Proprio per questo i principali autori, i principali enti che si sono concentrati nella riflessione in merito al tema e che hanno appunto poi concretizzato anche spesso il modello, sono stati gli enti sovranazionali. Nella mia tesi io mi sono occupato più che altro di concentrarmi su quella che è stata la riflessione dell'Unione Europea, della Commissione Europea. Infatti nel 2006, conscia del progressivo degradamento ambientale, della progressiva diciamo, evoluzione negativa del fenomeno appunto dell'inquinamento e della degradazione diciamo, dell'ecosistema Terra, la Commissione Europea ha emanato questo progetto denominato Europe 2020, Europa 2020, nel quale andava a denucleare quelli che erano le principali problematiche, le principali lacune che dovevano appunto quanto prima essere risolte. In primo luogo appunto troviamo fondamentalmente la staticità e la vischiosità di un sistema economico ancora diciamo disciplinato da un sistema ormai obsoleto o comunque in obsolescenza, quindi un'economia che non riusciva ancora a puntare da un punto di vista chiaramente competitivo con le altre economie mondiali su un sistema di knowledge based economy, quindi l'economia dell'intelligenza, l'economia dello scambio del dato, l'economia appunto della trattazione dell'informazione, e chiaramente si tratta anche di un'economia sostenibile, rinnovabile, ad emissioni zero. Il secondo punto, la seconda lacuna, è quella che attiene invece alla mancata progettualità, mancata appunto adozione di piani effettivamente strategici per ciò che concerne il mantenimento e la preservazione delle varie biodiversità. Noi sappiamo che appunto il continente europeo diciamo, contiene al suo interno una moltitudine variata appunto di ecosistemi, situazioni ambientali molto particolari, non solo, anche per quanto riguarda i beni culturali di ogni singolo Stato membro, ma anche appunto le stesse culture. Quindi viene appunto rilevato questo secondo problema culturale. Il terzo, invece in terzo luogo, abbiamo, come facciamo riferimento appunto in premessa, la questione del sovraffollamento. L'Unione Europea in realtà si pone, diciamo, fa una riflessione ancora più approfondita, nel senso che va ad esaminare anche quello che può essere il congestionamento urbano che può conseguire ad un eventuale appunto sovraffollamento.
Infine, l'ultima lacuna che viene rilevata dalla Commissione è quella, diciamo, più concettuale, ovvero sia quella di non essere ancora riuscita a sfruttare compiutamente tutte quelle che sono le potenzialità, appunto, che le nuove tecnologie offrono. Ecco, vogliamo illustrare come è cambiato il paradigma della Smart City con la pandemia? Dunque, noi sappiamo che il Covid-19 è una malattia zoonotica, un virus zoonotico, quindi un virus che compie il cosiddetto salto interspecie. Ciò che queste riflessioni, quindi il sovraffollamento e la degradazione ambientale, non avevano preso in considerazione, un outcome viene definito appunto totalmente imprevisto, è quello delle malattie, è quello dei virus. Infatti, dall'impatto dell'uomo sull'ambiente non deriva soltanto il semplice degradamento ambientale o l'inquinamento, ma possono insorgere anche episodi di questo tipo. Di conseguenza, andare a collegare appunto una rete infrastrutturale verso zone mai collegate in precedenza può significare appunto intaccare un ambiente che non era mai stato intaccato e in ogni caso creare una situazione mai creata in precedenza dal punto di vista comunque microbiologico. Per cui, anche se si fa caso al caso dell'epicentro della pandemia attuale, ovvero sia Wuhan non è soltanto un centro ad altissima densità popolativa, ma anche un punto nevralgico di scambi mercantili. Ora, appunto per questa ragione, io ritengo che, nel mio studio appunto, ho ritenuto che il public manager del futuro deve comunque essere in grado di sfruttare attraverso le tecnologie dell'innovazione proprio la gestione di questi nuovi episodi pandemici. Se la città quindi può essere effettivamente l'incubatore di questi nuovi episodi pandemici, la Smart City, attraverso appunto alcune pratiche che ho ritrovato in diversi studi, in diversi paper internazionali, possono essere l'unico argine che appunto possiamo avere. Per esempio, la prima pratica è quella del rilevamento. Il rilevamento è quello che fondamentalmente presuppone un sistema di tracciamento costante attraverso appunto una sistematica hardware e software dislocata in tutta quanta il contesto urbano. Tramite questo, diciamo, tramite l'immagazzinamento di questi dati, che comunque, diciamo, ricordiamo di essere definiti come cosiddetti big data, ovvero sia una costante e enorme quantità di dati che vengono appunto puntualmente emanati, dovranno appunto i public manager essere in grado di leggere, quindi dovranno essere chiaramente instradati a livello professionale alla gestione del dato e alla risposta poi che giustamente qualora si ritrovasse una situazione d'allarme dovrà essere data chiaramente, quindi con predisporre dei lockdown successivamente molto localizzati, predisporre un sistema di rilocalizzazione di quelli che possono essere stati passaggi, quindi in tutto ciò le nuove tecnologie possono effettivamente, e quindi la nuova amministrazione, il nuovo modo di fare management dell'amministrazione pubblica può essere appunto decisivo. Benissimo, per me può bastare, grazie. Grazie, correlatore professor Di Domizio. Sì, una curiosità, nello scorrere la tesi, ho visto che ha dedicato anche una parte ai disturbi associati allo stress post-traumatico legati al Covid. Sì. Una sua idea di come eventualmente una smart city dovrebbe in qualche modo accogliere problemi psicologici legati a quello che è accaduto ad esempio adesso, ma non solo la pandemia, ma anche a qualsiasi altro tipo di disturbo che sia associato alla modernità. Dunque, diversi studi hanno dimostrato che gli eventi catastrofici, siano appunto essi di origine naturale, come appunto terremoti, tsunami, o appunto proprio dei virus, o artificiale, come per esempio una guerra, sono causa eziologicamente e direttamente impattante di determinate conseguenze appunto psicologiche. Per esempio, uno studio condotto da ricercatori psicologi appunto cinesi successivi alla quarantena relativa alla SARS del 2003, la pandemia della SARS, hanno dimostrato che proprio la quarantena relativa a quel periodo ha fatto insorgere in maniera eziologica, diciamo, in maniera diretta, delle problematiche da PTSM, ovvero sia sindrome da stress post-traumatico, non solo. Gli stessi hanno ancora dimostrato, ma anche ci sono dei raffronti anche per quanto riguarda letteratura psicologica italiana attuale con il Covid-19, il fatto che se appunto il soggetto, qualora soffrisse già precedentemente di condizioni patologiche o semipatologiche, come può essere anche ad esempio una semplice ansia cronica, possono essere profondamente peggiorate
da questa condizione di isolamento e di quarantena. Proprio per questo, anche qui di nuovo l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha sollecitato diciamo, i vari enti, i vari stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, eccetera, a fondamentalmente far confluire una serie di fondi, una fetta di fondi, in quella che è la cura effettivamente della mente, perché un'altra, diciamo, dimensione molto importante della Smart City viene definita appunto come Smart People. La Smart City ruota attorno al cittadino, ruota attorno all'essere umano. In realtà, a ben vedere, dal punto di vista fattuale, soltanto il 17% degli enti ha oggettivamente diciamo, improntato attraverso i recovery fund dei veri e propri sistemi funzionanti. Un esempio che posso fare, diciamo, virtuoso è proprio, diciamo, un esempio italiano. Infatti il Ministero ha presupposto uno sportello di tre episodi, diciamo tre eventi di colloquio con dei professionisti. Chiaramente dovrà essere un sistema molto più ramificato, molto più strutturalizzato, però comunque è sicuramente un sistema virtuoso che ho voluto esemplificare. Grazie, si può accomodare. Grazie. Il prossimo candidato, Di Giulio Paolo, presenta una tesi in Public Management dal titolo Modelli manageriali nel welfare, il caso della Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo. Relatore, professoressa Di Cimbrini, correlatore il sottoscritto. Passo la parola alla professoressa Di Cimbrini, prego. Grazie Presidente. Dunque, il candidato affronta un tema di grandissima attualità, perché il mutuo soccorso è una realtà del terzo settore, quindi parliamo di aziende senza finalità di lucro che costituiscono e gestiscono un fondo sulla base dei versamenti volontari dei soci, fondo che poi viene utilizzato per supportare gli stessi soci in momenti di particolari difficoltà, quali possono essere malattie o infortuni. E se fino a qualche anno fa questo tipo di realtà poteva assumere un ruolo marginale, oggi con la crisi dello Stato sociale, il mutuo soccorso può essere uno strumento interessante di risposta alle crescenti richieste di assistenza, di previdenza e di servizi sociali. È proprio con questa prospettiva che il candidato ha analizzato in modo particolare la società di mutuo soccorso Cesare Pozzo, che è la più grande mutua italiana, e ha condotto con il suo lavoro una serie di interessanti e originali riflessioni sulla coniugabilità del modello del mutuo soccorso con il nostro sistema di welfare. A questo punto io invito il candidato a illustrarci il modello gestionale del mutuo soccorso così come emerge dall'analisi del caso Cesare Pozzo che ha condotto. Grazie, prego. Buonasera. Allora, che cos'è il mutuo soccorso? Il mutuo soccorso si può capire analizzando la sua mission in particolare, quindi quali obiettivi cerca di raggiungere. Gli obiettivi sono quelli di aiutare i propri soci, perché alla sua base c'è la mutualità. Mutuo soccorso che già dalle sue origini, quelle del 1800, fine 1800 in particolare, ha avuto sempre questo obiettivo, quello di aiutare i propri associati. Fra tutti spicca appunto la Cesare Pozzo, che ormai è sinonimo di mutuo soccorso, perché è la più grande in Italia ed è quella che si occupa in maggior prevalenza di sanità e che è il bisogno più richiesto attualmente dai cittadini italiani. Ed è anche quella appunto con più soci in tutta Italia. La mission in particolare della Cesare Pozzo si evince dal suo statuto del 2019, in cui si evidenzia che il suo obiettivo è quello appunto di aiutare nei bisogni familiari assistenziali i propri associati, i propri soci. L'obiettivo è quello di dividere i propri fondi per questi bisogni fra i soci e per i soci. Quindi l'obiettivo è quello di utilizzare quello che si ha a vantaggio loro e tutto ciò che avanza per le generazioni successive, quindi rispettando quello che è l'obiettivo del terzo settore, cioè quello di non avere nessun tipo di profitto. L'obiettivo è quello di aiutare in tanti ambiti, in particolare in quello malattia-sanità, con sussidi verso interventi chirurgici, ricoveri in ospedale, aiuti a livello di assistenza allo studio, in particolare per sussidi di ogni ordine e grado e l'accesso alla propria biblioteca per gli studenti e non solo, l'aiuto anche negli acquisti perché stipula dei contratti al consumo per avere degli sconti su beni al consumo e il suo obiettivo appunto quello là di distribuire fra i soci. Come lo fa?
Lo fa appunto tramite questi sussidi, che come vengono decisi? Tramite una governance bottom-up, quindi dal basso verso l'alto, cioè i propri soci eleggono i rappresentanti a livello regionale e poi nazionale, con la propria assemblea e quindi il CDA. Una governance che appunto è attualmente trasparente, perché tramite i propri canali, che sono quelli delle sedi distribuite a livello territoriale, sono 19 regionali e anche un centinaio territoriali, con il proprio sito, il sito internet e l'app, una trasparenza che non è solo gestionale ma anche operativa, perché i propri soci associati possono richiedere i sussidi tramite questi canali. Una trasparenza che, proprio notizia degli ultimi giorni, porta la possibilità ai soci di prendere decisioni anche contro i propri dirigenti, perché ha portato insomma la scelta di costituirsi parte civile contro gli ultimi direttori generali e presidente, perché sembrerebbe ci sia stato un ammanco nella gestione, nel bilancio. E una società che è appunto vitale perché con il suo la possibilità di reperire i capitali, che è prevalentemente quella tramite il contributo associativo dei propri soci, riesce ad avere un attivo circolante elevato, con una quantità di debiti sicuramente più bassa e a lungo termine. Questo la rende immune dagli shock di mercato, perché avendo un attivo circolante elevato riesce a non dover chiedere crediti nel momento in cui vi dovesse essere uno shock, come quello avvenuto per esempio nel 2008 o quello pandemico, perché sempre il livello pandemico, se andiamo a vedere sempre tramite il sito i dati, è riuscito a distribuire milioni di euro in quest'ultimo anno, se non anche all'inizio del 2021. E in ambito sanitario si può vedere come la Cesare Pozzo riesce ad inserirsi e integrarsi con il sistema sanitario, in particolare rendersi complementare ad esso ed essere da ponte fra il territorio e il sistema sanitario. Un sistema sanitario che si trova ad arretrare nell'ultimo periodo, negli ultimi decenni, come è arretrato tutto il welfare state. Perché? Perché è aumentata la domanda e i bisogni della società sono aumentati, e nello stesso tempo il welfare state è entrato in crisi e quindi è dovuto tornare indietro per mancanza di fondi. Ecco, come si coniuga o si può coniugare il modello del mutuo soccorso col nostro sistema sanitario? Allora, si coniuga per due motivi. Allora, sicuramente c'è una possibilità che è legale, cioè quella data dal decreto legge del 92, che permette l'istituzione dei fondi integrativi nazionali e sanitari, di cui uno dei gestori sono proprio le società di mutuo soccorso, e fra queste spicca sempre la Cesare Pozzo perché è la più grande. E in questo come si inserisce? Perché riesce a gestire i fondi sanitari integrativi, quelli aziendali, quelli dei dipendenti. Ma come lo fa? In modo particolare, perché oltre a gestirli, dà loro la possibilità, nel momento in cui il lavoratore dovesse perdere il lavoro per vari motivi, perché è pensionato, perché decide di perdere la qualifica di lavoratore o perché è licenziato, può decidere di rimanere socio della società e continuare a far parte del fondo integrativo invece della società, quello aperto. L'altro modo è quello là di interporsi appunto fra il territorio, la società, con i propri soci, che insomma sarebbero i propri soci, e il sistema sanitario nazionale. Come fa? Dando la possibilità di sussidiare, rimborsare le spese sanitarie dei soci, e quindi riducendo i tempi di attesa del sistema sanitario nazionale e riducendo i costi per i cittadini, e quindi dando la possibilità a tutti di poter inserirsi in questo sistema. Poi come fa in concreto proprio? Questi sussidi vengono rimborsati o in modo indiretto, cioè quindi il socio prima anticipa la prestazione e poi richiede di solito a fine anno la possibilità di riavere il rimborso, che di solito è in percentuale, non è mai al 100%, oppure in modo diretto, cioè quindi come fa? In modo diretto significa che la società di mutuo soccorso trova o tramite contratti con società sanitarie private le prestazioni da distribuire in modo direttamente gratuito per i soci, e quindi tramite anche un consorzio, che è quello MUSA, cioè delle mutue sanitarie, riesce ad avere dei costi anche inferiori, oppure attivando anche dei propri ambulatori, in particolare spicca quello di Milano, in cui il socio può accedere direttamente, avere le prestazioni direttamente in loco, senza dover sborsare nessun tipo di prezzo in questo momento. Va benissimo, per me può bastare, grazie.
Grazie, sono il correlatore. Nel lavoro di ricerca lei ha posto particolare attenzione allo sviluppo contemporaneo del modello di welfare state. Ce ne parla? Allora, sviluppo contemporaneo del modello di welfare state, perché? Perché il modello di welfare sicuramente le origini sono del Novecento, però negli ultimi decenni si sono avute delle modifiche. In particolare Ferrera si è concentrato sul fatto che il welfare state si modifica nei vari stati, perché alla base vi è la storia dei vari stati, quindi la teoria del radicamento. E quindi ai famosi tre modelli di Esping Andersen se ne va ad aggiungere un quarto, che è quello familistico. Familistico perché? Perché individua a livello mediterraneo un quarto modello, che è quello in cui, simile a quello corporativo, si ha una divisione fra grande e piccola industria e società agricola, ma nello stesso tempo le istituzioni non sono molto forti, e quindi di conseguenza si va ad utilizzare poi il welfare per ottenere consenso politico e rimanere nei posti di comando. Gli altri tre modelli di Esping Andersen vengono analizzati solo dal punto di vista storico, cioè nel senso il modello liberale, che è quello che si sviluppa nel momento in cui vi è un aumento del consumo in modo esponenziale, il modello corporativo, che è quello in cui si hanno appunto vari gruppi non coesi, che quindi si mettono in contrasto fra di loro e va a prevalere sicuramente qualche gruppo in confronto agli altri, e il modello socialdemocratico, che è quello in cui invece c'è una coesione completa della società, in cui appunto, essendo talmente coesa, le istituzioni pubbliche possono concentrarsi e dare a tutti il welfare state, il benessere. Perfetto, per me è sufficiente, la ringrazio, si può accomodare. Si può accomodare Lesti Leonardo, che presenta un lavoro di tesi in organizzazione e management dal titolo Management della sostenibilità e green economy, il caso Lesti SRL, relatore professoressa Di Cimbrini, correlatore professoressa Marcozzi. Prego, professoressa Di Cimbrini. Dunque, grazie. Lo sviluppo sostenibile è una delle grandi sfide di questo secolo. Dobbiamo ripensare i nostri modelli di produzione e di consumo, quindi si parla di economia circolare che sostituisce un'economia lineare, ossia cerchiamo di riutilizzare il più possibile, di gettare il meno possibile. Tutto questo è oggetto di studio del candidato nel suo lavoro di tesi, che focalizza soprattutto sui modelli di business connessi all'economia circolare, e propone poi nella seconda parte come best practice di economia circolare il caso della Lesti Pallets. Innanzitutto chiedo al candidato di illustrarci i modelli di business di economia circolare. Sì. Salve a tutti, sono Leonardo Lesti, ringrazio la mia relatrice. Innanzitutto volevo definire il tema della sostenibilità. Deve avvicinare al microfono, altrimenti non riusciamo a sentirla. Innanzitutto vorrei definire il tema della sostenibilità, che si prefigge quale elemento centrale del seguente lavoro. Per sostenibilità si intende la necessità di utilizzare in modo parsimonioso le risorse sul pianeta, affinché le generazioni future possano garantire degli stessi diritti di quelle attuali. Sempre più nel presente si parla di questo tema, poiché è l'intervento dell'uomo in termini di industrializzazione, sfruttamento e consumo ha inficiato negativamente nei confronti della natura, alterando e cambiando quell'armonioso equilibrio che vi era generato fin dal principio. I modelli di business che vengono definiti in ottica green economy possono essere differenti. Abbiamo ad esempio il modello della filiera circolare, un modello che si basa sull'utilizzo delle energie rinnovabili e biodegradabili, e permette innanzitutto di ridurre i costi e di individuare le inefficienze industriali. Successivamente abbiamo il modello della,
del riutilizzo e riciclo delle risorse, che permette di riutilizzare degli scarti produttivi di aziende che vengono definiti come output, ma vengono presi in input per altre attività che possono sfruttarle di seguito, permettendo appunto la circolarità delle stesse. Poi un altro modello di riferimento è l'estensione di vita del prodotto, che permette di usufruire in un tempo più prolungato di un bene di consumo, mettendo a disposizione pezzi di ricambio, servizi e aggiornamenti. Poi abbiamo lo sharing economy, che permette di mettere in contatto il produttore con il consumatore al fine di rendere più efficiente l'uso del bene di consumo, riducendo i costi ed aumentando la profittabilità. Possiamo individuare come modelli di business ulteriori fonti di energia, come le energie rinnovabili, come ad esempio l'energia eolica. Senta, vediamo invece come trovano declinazione questi modelli nell'azienda che ha preso in esame. Prego. L'azienda Lesti Pallets è una realtà nata nel 1962 dai due cofondatori Italo e Benigno Lesti, che hanno realizzato e hanno messo in piedi una realtà di origine specializzata nella produzione di infissi e successivamente... mutate nella produzione di pallet. La società, attraverso l'ingresso della seconda generazione, che è l'attuale compagine proprietaria dell'azienda, ha permesso uno sviluppo in progressione verso un'attività industriale. L'azienda oggi è distribuita su una superficie di 55.000 metri quadrati e ospita tre stabilimenti che permettono appunto all'interno di gestire un sistema minuzioso dotato di 7 linee produttive della capacità massima di 20.000 palette al giorno. Nel tempo l'azienda ha sempre progredito sotto il punto di vista della sostenibilità, considerando e assumendosi le responsabilità di cogliere come fornitori delle aziende appunto che salvaguardano l'ambiente e permettono appunto di controllare e gestire delle foreste certificate. L'azienda inoltre presenta dei trattamenti identificati con il nome HT, sono dei trattamenti fitosanitari che permettono l'essiccazione del legno al fine di ridurre o evitare la formazione di microorganismi che possono provocare nel tempo la formazione di muffe o altre cause. Successivamente possiamo comunque dire in conclusione che l'azienda svolge questa tipologia di attenzione nei confronti dell'ambiente e gli permette oltretutto di avere dei clienti fidelizzati e di conseguire diversi vantaggi competitivi sotto il punto di vista economico, sociale e ambientale. Va bene, per me può bastare. Grazie, professoressa Marcozzi. Grazie Presidente, io volevo chiedere al candidato una precisazione circa la politica per l'economia circolare. Sì. Nel tempo, data la saturazione del modello economico lineare chiamato Red Economy, nel tempo la Commissione europea si è riunita per organizzarsi in un convegno dove l'elemento fondamentale della disputa è trovare una soluzione a questa tipologia di economia. Quindi si è optato per creare un'economia sostenibile che sia all'avanguardia del pianeta, con il nome di questo convegno Green Economy Action Plan. Questo va a determinare un'attenzione ai soggetti di consumo
in ambito di durabilità, di riciclabilità e di durevolezza nel tempo. E oltretutto la stessa comunità europea permette alle nazioni di formarsi adeguatamente e contribuire per sviluppare dei nuovi modelli di business sostenibili. Quindi l'Italia non può che non usufruire di questa opportunità. Grazie. Grazie, si può accomodare. Prossimo candidato, Marcozzi Margherita, presenta un lavoro in metodologie e determinazioni quantitative d'azienda, dal titolo Aspetti contabili della liquidazione delle società. Relatore la professoressa Di Cimbrini, correlatore sottoscritto. Prego, professoressa. Grazie. La liquidazione è il momento finale del ciclo di vita di un'azienda, dalla quale deriva la chiusura dell'azienda o lo scioglimento della società. Anche questa fase comporta degli adempimenti contabili e in generale tutti i documenti informativi redatti in fase di liquidazione rientrano a pieno titolo nella fattispecie dei bilanci straordinari, perché la loro finalità è totalmente diversa da quella dei bilanci redatti in ipotesi di continuità aziendale. Sono questi i temi che ha approfondito la candidata nel suo lavoro di tesi e quindi le chiedo innanzitutto di illustrarci come si articola un bilancio di liquidazione. Grazie. Allora, i liquidatori danno avvio al loro compito provvedendo ad appurare essi stessi le componenti del patrimonio che hanno da liquidare. Inoltre occorre che sia attribuito un valore alle attività esistenti al fine di determinare se e in che presumibile misura queste siano sufficienti a coprire sia le passività da estinguere sia le spese ulteriori che bisogna sostenere. Per questo i liquidatori all'inizio della loro attività redigono un inventario che si può ben definire bilancio iniziale di liquidazione. Circa la sua composizione, trattasi di una situazione patrimoniale priva di conto economico e in ipotesi di non continuità dell'attività d'impresa, l'OIC evidenzia le voci di bilancio che sono presenti nel rendiconto degli amministratori ma che sono da eliminare nel bilancio iniziale di liquidazione oppure sono da accendere in sede di redazione di quest'ultimo. L'eliminazione dei costi di impianto, di ampliamento, dei costi di ricerca e di sviluppo, delle spese di pubblicità e in genere di altri costi pluriannuali per la parte non ancora ammortizzata è resa necessaria in quanto la loro iscrizione richiede implicitamente il funzionamento ordinario della società affinché la rappresentazione sia coerente e possa in concreto dare utilità alla società. Anche per le immobilizzazioni immateriali si procede allo stralcio in quanto non è possibile provvedere alla loro vendita autonoma, anche se fanno eccezione alcune attività immateriali se suscettibili di trasferimento a terzi contro un corrispettivo per intero. L'avviamento viene mantenuto qualora lo stesso sia stato acquisito a titolo oneroso e per esso non sia ancora completato il procedimento di ammortamento. Anche per tale iscrizione, se viene a mancare l'utilità futura, è necessario procedere all'annullamento, a meno che non sia fondatamente presumibile la cessione in blocco dei beni aziendali o di una parte di essi a un valore superiore rispetto ai valori netti cui configuravano nel bilancio di esercizio. Per i crediti inesigibili, se i liquidatori attestano che i crediti siano totalmente inesigibili, ne annulleranno il valore. Anche per i risconti attivi, i liquidatori devono procedere a un'attenta verifica in merito alla futura usufruibilità del servizio pagato anticipatamente e sempre nella stessa logica procederanno all'eliminazione qualora il credito non sia in futuro recuperabile. Nelle passività il TFR continua ad essere mantenuto nell'importo maturato alla data di inizio della liquidazione per il personale non mantenuto alle dipendenze dell'ufficio di liquidazione, mentre per il TFR mantenuto alle dipendenze dei liquidatori maturato all'inizio della data di liquidazione verrà iscritto in apposita voce, mentre quello maturato in epoca successiva verrà iscritto nel fondo per costi e oneri di liquidazione. I fondi per rischi e oneri vengono iscritti nel bilancio se i relativi rischi e oneri permangono e se ne adegua l'importo se è necessario. Anche i debiti prescritti verranno annullati qualora i liquidatori prevedono che... Margherita, vogliamo passare a illustrare i criteri di valutazione che sono poi la parte più caratterizzante, diciamo, la natura di un bilancio di liquidazione. Prego.
Una volta che siano state stabilite le voci da inserire o da cancellare nel bilancio iniziale di liquidazione, è necessario che i liquidatori procedano a un'accurata valutazione in merito alle poste attive e passive che andranno a comporre i documenti. Per quanto riguarda le attività, la valutazione è una diretta conseguenza della messa in liquidazione della società, che tende a realizzare le attività per soddisfare le passività esistenti e, se possibile, restituire una parte del capitale ai soci. Per quanto riguarda i costi di sviluppo e gli altri costi capitalizzati, verranno iscritti al valore nominale aumentato dalle eventuali spese di pagamento, mentre per il denaro e i fondi in cassa non c'è un problema di valutazione, trattandosi di fondi liquidi. Se tra i valori presenti in cassa ci sono delle monete estere, la valutazione va fatta al presunto cambio di realizzo, mentre per gli assegni bancari è necessaria una vera e propria valutazione quando siano postdatati di parecchi giorni. Per i depositi e conti bancari attivi la valutazione è ridotta al valore nominale con l'aggiunta degli interessi attivi di competenza, prendendo in considerazione le spese di conto nonché gli interessi passivi che gravano nella frazione di esercizio anteriore alla data di riferimento dell'inventario iniziale di liquidazione. Per le rimanenze di merci, materie prime, prodotti finiti, prodotti in corso di lavorazione destinati alla vendita, i liquidatori devono valutare la possibilità o meno del realizzo, soprattutto per materie deperite, alterate o comunque insuscettibili di scambio sul mercato, anche tempi di realizzo, modalità di vendita, tenendo conto anche della possibile clientela cui potrebbe essere venduta la partita di merce o la clientela che potrebbe essere interessata. Per le immobilizzazioni materiali la valutazione deve tener conto di alcuni fattori, quali lo stato d'uso, l'obsolescenza. Va bene così, grazie. Grazie. Il problema delle sopravvenienze attive e passive. Il problema delle sopravvenienze attive e passive trova fondamento giuridico nel comma 2 dell'articolo 2495 del Codice Civile. Si tratta di attività emerse nel bilancio di liquidazione, ma per le quali non si è provveduto alla relativa distribuzione sociale. Di quelle sopraggiunte attività, che sono elementi patrimoniali attivi, che non sono però emersi durante la redazione del bilancio finale di liquidazione. Perfetto, per me è sufficiente, si può accomodare, grazie. Grazie. Può venire il prossimo candidato, Buffone Carlo. Presenta un lavoro in economia dello sport dal titolo Sport, processi di crescita ed analisi teorica, relatore professor Di Domizio, correlatore il sottoscritto. Do la parola al professor Di Domizio, prego Marco. Grazie Christian, credo che Carlo abbia una presentazione in PowerPoint. Poche parole per introdurre il suo lavoro. Mi avrà maledetto tante volte perché esiste solo letteratura in inglese di queste cose, quindi è stato abbastanza faticoso. Non mi sta ascoltando perché pensa del file. No, insomma, partiamo da un presupposto. Gli e-sport sono sport, non solo hanno avuto la dignità di essere sport olimpici, ma sono sport per molte altre ragioni che Carlo ci illustrerà. Intanto guadagniamo tempo, abbiamo affrontato due aspetti principali, intanto l'aspetto economico di valore, di business che gravita intorno a questo mondo, ma poi soprattutto dal punto di vista teorico il riconoscimento che all'interno della peculiarità economica dello sport in senso generale esistono specifiche peculiarità della peculiarità, e quindi è questo, diciamo, che il fil rouge della tesi è tutto centrato su questo tema. Sì. Quindi, prego, sì. A te la parola, allora, Carlo. Vai. Buonasera a tutti. Questo elaborato si basa sull'analisi di quelli che sono, appunto, di quello che è il sistema, il mondo degli sport elettronici, più comunemente conosciuto con il termine e-sport. In particolare si pone quindi l'attenzione sull'applicazione delle peculiarità che l'economia politica individua all'interno degli sport tradizionali, appunto a questo nuovo ecosistema.
Innanzitutto però è bene definire che l'economia politica individua due modelli all'interno degli sport tradizionali, ossia un modello che prevale principalmente in tutti quei paesi anglosassoni dove l'impresa sportiva, quindi l'atleta o il club, viene inteso come un'impresa che produce un servizio al fine di venderlo per massimizzare il profitto, e proprio per questo infatti viene definita profit oriented. Mentre invece nella tradizione europea ciò non avviene, proprio perché in tal caso l'atleta o comunque il club interpreta quello che è il bene sportivo come un bene di consumo che va a influenzare una funzione di benessere che è formata da vari componenti, all'interno del quale uno di questi è appunto il profitto, e per questo ne massimizza l'utilità e viene definita quindi utility oriented. Quindi, analizzando i modelli definiti da economisti statunitensi come ad esempio Neil, Rottenberg e Sloan, modelli che tra l'altro segnano la nascita della disciplina dell'economia dello sport, è possibile intuire come lo sport stesso sia caratterizzato da varie peculiarità economiche. Innanzitutto abbiamo la necessità di due competitors per produrre un gioco, un game. Secondo Neil, infatti, il prodotto delle imprese sportive, che in tal caso è quindi l'incontro, deve essere un prodotto formato da due rivali, e proprio per questo viene definito conjoint product, ossia prodotto congiunto, a differenza delle tradizionali imprese sportive e commerciali che ambiscono a diventare, diciamo, a raggiungere la posizione di monopolio, quindi di unico fornitore di quel determinato bene e servizio. Inoltre, sempre Neil definisce che all'interno di un qualsiasi campionato ogni team, ogni squadra deve essere più o meno dello stesso livello di tutti gli altri team o le altre squadre. Questo perché? Perché così i match avranno risultati incerti e l'incertezza farà ad aumentare quello che è l'interesse dei fan, e quindi conseguentemente aumenteranno i ricavi, e questo viene definito League Standing Effect. Inoltre, infine, sempre Neil definisce che il prodotto congiunto è anche un prodotto complesso, in quanto riesce a fornire una varietà di flussi diciamo di utilità, quindi appunto è possibile vendere più volte lo stesso prodotto. Infatti tale prodotto, quindi il match, l'incontro, può essere venduto una prima volta a tutti quei fan che vogliono assistere diciamo al match, all'incontro live, una seconda volta a tutti diciamo quei media, quindi diritti televisivi, e inoltre poi infine deve essere aggiunto all'interno del calcolo anche tutti quei ricavi che derivano da tutti quei brand che vogliono diventare partner ufficiali di un determinato atleta o di un determinato club, ossia i ricavi commerciali come ad esempio le sponsorizzazioni. Mentre invece Simon Rottenberg definisce quello che è il concetto di uncertainty of outcome, ossia incertezza del risultato. Secondo Rottenberg, infatti, all'interno alla base del mercato delle imprese sportive e professionistiche vi deve essere incertezza. Quindi vi è necessità che tutti gli attori devono avere le stesse competenze, perché l'incertezza aumenterà l'interesse da parte dei fan. Dal concetto di incertezza si sviluppa l'idea di competitive balance, ossia dell'equilibrio competitivo che deve essere generato attraverso l'introduzione all'interno del sistema di determinate regole, come ad esempio la reserve clause, oppure la regola del draft, oppure il salary cap. Scusa Carlo, non voglio toglierti il filo del discorso, però mi piacerebbe che passassi agli sport, perché sì, magari altrimenti non abbiamo il tempo di discutere, è la cosa più bella, sì, secondo me. Allora, questa slide rappresenta quelli che sono gli attori principali all'interno dell'ecosistema degli e-sport. Sicuramente l'attore principale sono certamente i developers, ossia gli sviluppatori. Perché? Perché loro, al contrario delle tradizionali imprese commerciali, sono anche gli editori, sono anche i soggetti che controllano gli e-sport. Inoltre un ulteriore attore fondamentale sono ovviamente i team. I team sono delle vere e proprie aziende che sono molto simili ai team dei sport tradizionali e devono essere considerati come una sorta di macro organizzazione all'interno della quale si sviluppano micro organizzazioni, e ognuna di queste micro si specializza in un determinato sport. Se si volesse fare un parallelismo con gli sport tradizionali, è come se la Juventus avesse una squadra per il calcio,
una per il basket, una per il pallavolo e via dicendo. I team sono composti da giocatori, da pro player, come proprio nei sport tradizionali. Inoltre, all'interno di tale ecosistema sono presenti varie leghe, come ad esempio la ESL o la MLG, e molti tornei ed organizzazioni, come sempre The International oppure The Fortnite World Cup. Inoltre, data l'elevata profittabilità di tale ecosistema, possiamo vedere come molti brand nazionali e internazionali stanno avvicinando rapidamente a tale ecosistema, come ad esempio Coca-Cola, McDonald's, BMW, Audi e via discorrendo. Inoltre, per quanto riguarda i canali di trasmissione, il canale principale di trasmissione per gli sport sono certamente i canali live streaming, come ad esempio Twitch o YouTube. Proprio in materia di canali di trasmissione possiamo vedere come la pandemia da Covid-19 ha determinato un aumento del consumo da parte dei consumatori appunto di questi canali e inoltre possiamo vedere dall'ultimo grafico nella slide come i ricavi generali degli sport andranno a raggiungere un picco di 1.084 milioni di dollari entro la fine del 2021. Una volta definito quello che è il sistema, l'ecosistema degli sport e una volta definite le peculiarità che l'economia politica individua all'interno degli sport tradizionali, è possibile fare applicare tale peculiarità all'ecosistema e-sport. In materia di prodotto congiunto, mentre negli sport tradizionali se si svolge una competizione senza un avversario si parla del cosiddetto shadow boxing, gli esport forniscono anche la capacità di svolgere competizioni singolarmente attraverso la comparazione di un determinato del risultato di un giocatore con un determinato risultato preso come punto di riferimento. Ma comunque la principale metodologia di gioco utilizzata dagli esport sono certamente i multiplayer game, quindi vi è la necessità di due competitors per produrre un gioco e quindi tale peculiarità si applica perfettamente agli esport. Scusami, ti interrompo così finisco a metterti in difficoltà così sì. Fa vedere. Secondo me uno sport è tale soltanto se c'è corruzione e se c'è doping, secondo sì. me. Sì. Si riconosce tale, vuol dire che c'è voglia di vincere perché c'è interesse. Negli sport che succede? Negli sport è lo stesso. E da lì riconosciamo che effettivamente è uno sport. Sì, può essere categorizzato come uno sport, sì. Parlando del paradosso, descrivi un pochino cosa succede da questo punto di vista. Del match fixing o del doping. Allora all'interno degli esport come negli sport tradizionali troviamo pratiche di corruzione, match fixing e di doping. Infatti molto spesso i giocatori assumono delle sostanze stupefacenti come ad esempio l'Adderall per migliorare quelle che sono le loro prestazioni. Infatti anche se si può pensare che non sia gli sport non dispongono di un dispendio fisico, non è così. Infatti appunto molti giocatori professionali di giochi famosissimi come ad esempio League of Legends utilizzano sostanze nootropiche, quindi che vanno a migliorare le prestazioni mentali e proprio per questo sono state introdotte varie associazioni per andare a contrastare quello che è il fenomeno del doping, come ad esempio l'ESL, Electronic Sport League, che è una sorta di associazione che va a controllare tale fenomeno. Sulla eventuale corruzione sulle pratica. Sì, è una pratica, il match fixing è una pratica diffusa come appunto negli sport tradizionali anche negli e-sport. Per ora un numero che rappresenta tale pratica è il numero 322, che deriva da un caso di vendita di una partita che fece guadagnare ad un player della Svezia 322 dollari. Inoltre i casi di match fix
fixing aumentano, dato che aumenta quella che è la profittabilità e la posta in gioco e i guadagni derivanti appunto dai match degli sport. Ci sa anche il mondo delle scommesse che gravita intorno agli sport, quindi che si chiude il cerchio, no, degli aspetti così. Per me può bastare, nel senso che ti ho tagliato abbastanza. Anche per me è sufficiente, grazie. Cocciola Jessica presenta una tesi neuromarketing per l'analisi dei processi decisionali. Dal titolo Il ruolo dell'inconscio nel decision process del consumatore, euristiche bias cognitivi nelle scelte. Relatore professoressa Damiani, correlatore professoressa Marcozzi. Prego. Allora, l'elaborato della candidata Jessica ci introduce nel mondo del neuromarketing, a cui si è arrivati grazie a questa rivoluzione neuroscientifica a cui abbiamo assistito negli ultimi 50 anni, che è iniziata nel mondo medico ed accademico per poi arrivare ad altri ambiti come l'economia ed il marketing. Grazie all'utilizzo di tecniche e di strumenti neuroscientifici si è riusciti a capire meglio cosa accade a livello cerebrale nell'individuo quando deve effettuare delle scelte o deve prendere delle decisioni. Si è riusciti a decodificare meglio e diversamente il processo decisionale, ribaltando il paradigma classico, quello storico, di definizione del processo decisionale secondo cui il soggetto agiva solo ed esclusivamente in modo razionale, in cui i processi cognitivi erano intesi come dei processi logico-matematici, ma ora si dimostra la prevalenza, se non la dominanza, della dimensione emotiva ed inconscia. Quindi sono le emozioni ed il nostro inconscio a spiegare il funzionamento delle nostre scelte, sia come consumatori, sia come investitori, sia come risparmiatori. E Jessica ha posto il focus in particolare su questo aspetto, cioè questo ruolo dell'inconscio nel processo decisionale del consumatore, descrivendo anche degli esempi e degli esperimenti fatti sul campo. Quindi, prego Jessica, a te la parola. Buonasera a tutti. Allora, per il mio lavoro di tesi mi sono concentrata sullo studio e la ricerca effettuata da grandi scienziati per quanto riguarda il rapporto tra il conscio e l'inconscio che caratterizza il processo decisionale del consumatore e il modo in cui l'irrazionalità spesso prevalga sul resto. Questo è lo studio che è alla base della nascita di una nuova branca della neuroeconomia, ovvero il neuromarketing. Il neuromarketing è una recente disciplina che nasce con lo scopo appunto di dare uno sguardo all'interno della mente del consumatore e di vedere come il cervello di quest'ultimo reagisce di fronte a degli stimoli dati da prodotti, servizi o marchi. Queste analisi vengono effettuate attraverso alcuni tipici strumenti delle neuroscienze, come ad esempio l'eye tracker, che misura l'attività visiva, l'elettroencefalogramma, che misura l'attività cerebrale, e lo skin conductance, che misura le variazioni biofisiologiche. È importante al fine di creare un legame con il consumatore, rivolgersi emotivamente a lui in modo da coinvolgerlo all'interno del processo di acquisto, capire come questo si comporta di fronte a determinate pubblicità o nei negozi fisici, durante lo shopping online, fino ad arrivare a settori più particolari come ad esempio quello degli eventi e delle fiere, di cui un esempio è riportato all'interno della mia tesi con il primo caso da me analizzato, ovvero il caso proposto da Vicenza Oro, leader che è un grande salone europeo, leader nel settore dell'oreficeria. Vicenza Oro, l'organizzatore di Vicenza Oro, in collaborazione con il laboratorio di ricerca di neuromarketing della IULM di Milano, hanno effettuato uno studio all'interno dei loro padiglioni, all'interno appunto di una fiera, con la quale andavano a studiare il comportamento del consumatore per fare in modo di poter ottimizzarne l'esperienza all'interno degli stand. In particolare, grazie all'utilizzo di alcuni strumenti come l'eye tracker e lo skin conductance, si è rilevato che solamente stimolando emotivamente attraverso stimolazioni sensoriali il consumatore, questo arriverà ad ottenere la memorizzazione del prodotto e terminare quindi il processo di acquisto. E in questo caso, in particolare tra il terzo e il quarto giorno, sono stati inseriti all'interno degli stand delle piante, delle fragranze che andavano appunto a stimolare i sensi del consumatore.
Il punto chiave della mia tesi è stato soprattutto quindi lo studio delle principali teorie del rapporto tra il conscio e l'inconscio, di cui in particolare ho studiato ciò che diceva Paul MacLean sulla teoria dei tre cervelli, il quale sosteneva che il cervello del consumatore potesse essere diviso in tre livelli, di cui il primo era il cervello rettile, quindi il cervello che rappresenta i bisogni primari e l'istinto, seguito dal cervello limbico o mammifero, che rappresenta la socialità inevitabilmente influenzata dai ricordi del passato e dalle emozioni del presente, fino ad arrivare al cervello della razionalità, ovvero il neocortex, che rappresenta appunto la razionalità nella quale risiedono le funzioni del linguaggio, dell'apprendimento e della memoria. Un altro studio da me analizzato è quello effettuato da Antonio Damasio, il quale sosteneva che gli individui non fossero macchine pensanti che si emozionano, ma macchine emotive che pensano. In particolare nella sua opera Errore di Cartesio, Damasio introduce il concetto di marcatore somatico per andare a descrivere in che modo si inneschi un meccanismo emotivo durante il processo decisionale del consumatore. Kahneman e Tversky sono stati sicuramente due grandi scienziati che hanno contribuito nello sviluppo del neuromarketing. In particolare loro hanno elaborato la teoria del prospetto, che dimostra come le persone attraversano due fasi distinte quando confrontano una scelta in condizioni di incertezza. Vanno a spiegare come e perché le scelte del consumatore si discostino in maniera sistematica da quelle che sono previste dalla teoria standard della decisione. Kahneman inoltre nella sua opera Pensieri lenti e veloci introduce due modi di comporre il pensiero. Da un lato abbiamo il sistema 1, che è il sistema dell'intuizione guidato dall'euristica, che entra in gioco nelle situazioni più semplici e rappresenta il modo di pensare più semplificato, e poi abbiamo il sistema 2, che è il sistema della razionalità, che entra in gioco in azioni più complesse. Kahneman spiega come il sistema 1 spesso prevalga sul sistema 2, e questo perché durante il decision process del consumatore questo non ha a disposizione tutte le informazioni possibili per poter attuare un meccanismo di pensiero che possa essere matematico e statistico. Per questo il processo decisionale del consumatore è guidato dall'euristica e dai bias cognitivi, i quali sono delle vere e proprie scorciatoie e distorsioni cognitive che spiegano il meccanismo di semplificazione della realtà appunto durante il decision process del consumatore, e spiega in che modo il consumatore stesso riesca a risparmiare delle energie cognitive nella gestione delle informazioni più complesse. I bias cognitivi rappresentano la scelta finale e quindi l'errore, mentre le euristiche rappresentano le scorciatoie mentali che hanno portato appunto a commettere l'errore stesso. Io nel mio laboratorio di tesi ho analizzato i principali bias euristiche, di cui ad esempio riporto l'effetto framing, che è un bias cognitivo che rappresenta la tendenza di valutare un oggetto in base alle informazioni che vi fanno da cornice, e l'halo effect, che è la tendenza di un soggetto a prendere una decisione in base alla prima percezione positiva che ha avuto del prodotto o del marchio, ma ovviamente questa situazione può essere ribaltata anche nel caso in cui la prima percezione sia negativa. Invece, per quanto riguarda l'euristica, il neuromarketing in particolare va a studiare l'euristica dell'ancoraggio, che rappresenta la tendenza ad affidarsi alla prima informazione che ci viene offerta, che viene appunto definita ancora, e l'euristica della rappresentatività, con la quale vi è la tendenza ad associare un tratto tipico di un oggetto, di un marchio, a tutti gli altri suoi aspetti. Un esempio, una sottocategoria dell'euristica della rappresentatività è il country origin effect, che rappresenta l'effetto di stereotipia di un luogo d'origine che viene trasmesso al prodotto stesso. Lo sfruttamento di questa euristica è alla base del secondo caso da me analizzato all'interno della tesi, ovvero il caso del sito online di Bella Sera Wine, con la quale i creatori del sito si affidano al laboratorio di ricerca della IULM di Milano per controllare che tutti gli elementi che compongono il sito siano
disposti correttamente al fine di valorizzare la caratteristica principale dei vini che l'azienda stessa offre, e questo perché il punto forte dell'azienda stessa è proprio l'origine italiana dei vini. Con l'utilizzo dell'eye tracker e dell'elettroencefalogramma i collaboratori sono riusciti a stabilire che molti aspetti del sito online erano disposti in modo sbagliato all'interno del sito, creando degli errori percettivi che andavano a disturbare visivamente gli user. Quindi in seguito all'analisi sono state apportate delle modifiche sia per quanto riguarda il layout, sia sono state inserite alcune espressioni come community o contact us che coinvolgono emotivamente il consumatore. In conclusione possiamo dire che con il mio lavoro di tesi quindi ho voluto porre il focus sulle principali teorie che vadano a spiegare il rapporto tra il conscio e l'inconscio che caratterizzano la mente del consumatore. Questo può avvenire solamente grazie alle tecniche nuove neuroscientifiche che vengono applicate correttamente alle tradizionali scienze economiche, per le quali può rappresentare uno strumento prezioso e rivoluzionario che permette appunto di dare uno sguardo all'interno della del consumatore e coinvolgerlo emotivamente durante il processo di acquisto. Perfetto, grazie. Correlatrice professoressa Marcotti, grazie, si può accomodare. Grazie. Prossimo candidato, Pellegrino Nico, presenta una tesi in crisi finanziaria d'impresa e strategie di risanamento. Un lavoro dal titolo Crisi di impresa e risanamento, metodi alternativi al fallimento, relatore professor Strozieri, correlatore professoressa Di Cimbrini. Prego. Grazie Presidente. Il candidato ha fatto un elaborato di tesi affrontando il problema della crisi aziendale, partendo dal bilancio d'esercizio come informativa, poi ha indicato gli indici di bilancio, e poi ha introdotto il nuovo codice della crisi dell'impresa con gli strumenti per fronteggiare la liquidazione dell'impresa. E in ultimo ha esposto un business case del gruppo Lego, che quindi invito il Nico a esporre la sua tesi. Ok, allora buonasera a tutti. Il mio elaborato parte appunto da quello che è il documento più importante redatto obbligatoriamente ogni anno da ciascuna impresa, ovvero il bilancio d'esercizio, che è disciplinato dall'articolo 2423 e seguenti del Codice Civile, che ne indica appunto quale deve essere il contenuto e come deve essere composto, con i vari principi fondamentali, principi generali di redazione e per poi ovviamente passare a come è composto, quindi dallo stato patrimoniale, che ci dà una rappresentazione appunto patrimoniale dell'impresa nell'anno di riferimento, con una suddivisione di tutte quelle voci che rappresentano le attività e quelle che rappresentano invece le passività. Poi c'è il conto economico, che invece dà un quadro appunto economico dell'impresa, partendo dal valore della produzione, passando poi dai costi della produzione, i proventi ed oneri finanziari e le rettifiche di valore delle attività finanziarie, il rendiconto finanziario, che mostra appunto la composizione e l'ammontare delle disponibilità liquide dell'impresa, quindi tutte le entrate e le uscite di ciascuna risorsa finanziaria, e la nota integrativa, che è un documento che integra appunto determinate informazioni relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico che non possono essere contenute nel loro interno. Ed è tramite appunto la loro riclassificazione che l'analista può effettuare un'analisi di quelli che sono gli indici di bilancio che permettono appunto di mostrare la performance dell'impresa e la solidità e l'equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico. Viceversa, possono anche rappresentare un campanello d'allarme per quello che potrebbe essere quindi lo stato di crisi di un'impresa, che sarebbe quel male che può colpire un'impresa e che effettua una selezione naturale tra quelle imprese che riescono a risanare la loro posizione e le altre invece che vedono decretare la propria fine.
Le cause di uno stato di crisi possono essere legate a fatti gestionali o anche a condizioni esterne, ed è dunque compito del management effettuare una duplice analisi aziendale relativa sia ai fatti relativa ai fattori critici di successo che nel suo contesto competitivo, per appunto andare poi ad analizzare quelli che sono gli indicatori della crisi, come il debt service coverage ratio, che è dato dal rapporto del cash flow operativo al netto delle tasse, fratto appunto i flussi finanziari a servizio del debito, rappresentati soprattutto da quelli che sono gli investimenti nell'anno di riferimento, che nel caso in cui dovesse essere minore di 1, in quel caso appunto la struttura, la condizione non è soddisfacente, e quindi è appunto questo un indicatore, oltre al patrimonio netto, che nel caso in cui in più anni risulta essere negativo e non reintegrato nei termini di legge, anche questo appunto può rappresentare un indicatore di crisi. Nel caso in cui invece magari il patrimonio netto risulta essere positivo, ma il DSCR è magari non attendibile, in quel caso c'è uno studio di 5 indici che vengono analizzati contemporaneamente, come l'indice della liquidità, l'indice del ritorno liquido nell'attivo, l'indice di sostenibilità degli oneri finanziari, dell'adeguatezza patrimoniale e del patrimonio previdenziale e tributario, e per poi passare a quelli che sono appunto gli strumenti che l'imprenditore debitore ha a disposizione per risanare la propria posizione, come per esempio appunto il piano attestato di risanamento, con il quale l'imprenditore effettua una serie di proposte, redatto dall'organo di controllo insieme ad un professionista indipendente che è appunto nominato dal debitore stesso, che contiene una serie di operazioni strategiche, ma soprattutto di come viene strutturato e organizzato il debito, quindi il pagamento dei vari debiti e i mezzi. Però per utilizzare questo strumento bisogna che ci siano che vengano rispettati due presupposti, quello soggettivo e quello oggettivo. Quello soggettivo, ovvero che si tratti di un imprenditore commerciale di natura privata, e oggettivo, ovvero che si tratti di una crisi reversibile. Dopodiché abbiamo l'accordo di ristrutturazione del debito, che è un po' più complesso in quanto ha bisogno dell'omologazione del tribunale e del consenso di almeno il 60% dei soci, e che comunque tutela l'imprenditore perché appunto è quindi tutelato da eventuali azioni cautelari nei suoi confronti, e quindi gli viene garantito l'esercizio delle proprie funzioni. Poi abbiamo il concordato preventivo, che è appunto un accordo prettamente privatistico tra il debitore e i vari creditori, ed è detto appunto preventivo perché mira a prevenire la sentenza di fallimento definitiva. Anche in questo caso c'è bisogno, dopo che appunto il debitore effettua una serie di proposte, di un doppio consenso da parte del tribunale, uno prima e uno dopo la votazione favorevole dei creditori, che possono poi dar via alle procedure del concordato. Inoltre abbiamo anche un nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che è una riforma che doveva entrare in vigore il 15 agosto del 2020, ma che con l'articolo 5 del decreto liquidità, appunto, che ha slittato l'entrata in vigore, permettendo alle imprese di continuare a fare affidamento ad un ordinamento che è già stato, diciamo, metabolizzato, per non metterle, diciamo, in ulteriore difficoltà in questa situazione di emergenza. E questo nuovo codice, che ha come obiettivo principale quello di, diciamo, facilitare le imprese a prevenire tempestivamente lo stato di crisi o un'eventuale minaccia della continuità aziendale, che ha come, diciamo, punto fermo quello dell'articolo 2086 del Codice Civile, che tratta dell'organizzazione, nello specifico il comma 2, che obbliga l'imprenditore che opera in società in forma collettiva o societaria
di istituire quindi un assetto organizzativo, amministrativo e contabile che possa dunque aiutarlo nella rilevazione della crisi e adottare i giusti strumenti per farvi fronte. Bene, Nico, sì. Prima di parlarci del caso che hai trattato, che poi ci ricorda l'infanzia, perché sono i giochi della Lego, qual è la vera novità del codice della crisi che è stata introdotta, entrerà? Ok, le procedure di allerta che diciamo hanno come scopo principale quello di trovare un punto d'incontro tra l'interesse del debitore, che principalmente è quella di risanare la propria posizione e di riequilibrare la struttura finanziaria dell'impresa, e quello invece dei creditori, partendo appunto da un'analisi accurata di quelle che sono state le cause che hanno portato l'imprenditore a trovarsi in quello stato. Le procedure concorsuali sono interamente gestite dall'organismo di composizione della crisi d'impresa, quindi dall'OCRI, e partono appunto da una segnalazione che viene fatta all'OCRI stessa, che può partire o dall'impresa stessa, quindi dall'impresa in stato di crisi, oppure dall'organo, dal revisore contabile o dalla società di revisione. Dopodiché sarà appunto l'OCRI che convocherà entro 15 giorni dinanzi al collegio sia l'imprenditore debitore che gli organi di controllo per verificare tutta una serie di dati aziendali per poi esporre un esito che può andare dall'archiviazione fino appunto all'assistenza nei confronti del debitore della composizione dello stato di crisi. Proprio per questo infatti l'organismo di composizione della crisi, che è un organismo formato da un referente, un collegio di 3 esperti, ha come compiti principali quello quindi di ricevere le segnalazioni per quanto riguarda gli stati di crisi, di gestire quindi le procedure d'allerta e successivamente di assistere quindi l'imprenditore alla composizione di questo stato. Per me va bene se vuoi accennare il caso, il business case che hai studiato, ma molto succintamente, perché okay. Il tempo purtroppo. Va bene. Allora, fondamentalmente la Lego Group nasce nei primi anni 30 da Ole Kirk Christensen. Successivamente dagli anni 40 fino ai primissimi anni del 2000 ha avuto un andamento solo di crescita, soprattutto grazie ad una serie di innovazioni, fino appunto al biennio 2000 e 2001, grazie allo sviluppo di linee di giocattoli facendo riferimento alle due saghe Star Wars ed Harry Potter, che erano diciamo le saghe principali del settore cinematografico. Successivamente però già nel 2003, quando ormai queste uscite cinematografiche erano alle spalle, ci fu un calo drastico delle vendite sia di quei tipi di prodotti che in altri prodotti e giocattoli, quindi più in generale. Nello specifico parliamo di un calo del 30% del fatturato e del 26% delle vendite, chiudendo quindi il 2003 con una perdita di quasi 200 miliardi di euro, quindi pari al doppio dell'utile dell'anno precedente. In più alla crisi diciamo che fu anche un cattivo, diciamo così, una cattiva gestione della famiglia Christensen, perché avevano diciamo adottato una strategia di differenziazione troppo eccessiva, andando ad investire in parchi di divertimento, i Legoland Parks, nelle riviste di abbigliamento, nella televisione, e quindi non riuscivano più non svolgendo un'analisi di mercato e di linee di prodotto, a capire dove stavano guadagnando e dove effettivamente stavano perdendo. Dopodiché, quindi, nell'anno successivo, una grande scossa positiva fu data dal cambio radicale sia del vertice aziendale che del cambio amministrativo. Per la prima volta parliamo di figure che non facevano parte della famiglia Christensen, che capirono quindi le problematiche, e la prima cosa che fecero appunto era questa analisi di prodotto e di linea e di mercato, capendo quindi che la principale perdita proveniva infatti dai Legoland Parks, da questi parchi. E infatti decisero di vendere tutti i parchi per riportare un po' di liquidità all'interno delle casse aziendali, oltre al taglio del 10% quasi dei costi
operativi, soprattutto questi causati dal taglio del personale, e anche contribuire positivamente l'outsourcing, stabilendo quindi il lavoro e diminuendo il costo del lavoro all'estero, quindi nell'est Europa e nel Messico. Presidente, per me va bene. Relatrice, professoressa Di Cimbrini. Anche per me va bene. Perfetto, si può accomodare, grazie. Di Nicolo Antonio Ludovica, presenta un lavoro di tesi in gestione delle risorse umane, dal titolo L'effetto del Covid-19 sul management delle risorse umane, relatore professoressa Di Federico, correlatrice professoressa Damiani. Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Dunque, la candidata, così come appunto dice il titolo del suo lavoro, affronta questo effetto, come la pandemia ha di fatto stravolto il Dipartimento Risorse Umane, anche nelle piccole imprese, dove generalmente il management delle risorse umane, come dire, è considerato un processo di minor importanza rispetto al caso della grande azienda. Ecco, la candidata in particolare affronta come l'esplosione dello smart working, l'accelerazione tecnologica e la transizione ecologica, appunto ambientale, stanno di fatto cambiando fortemente le modalità di gestione dello staff organizzativo sotto diversi punti di vista, non soltanto dal punto di vista della riorganizzazione del lavoro, ma anche dal punto di vista della formazione del personale, della selezione stessa del personale. Ecco, la candidata arriva a descrivere questa rivoluzione nel management delle risorse umane partendo dal concetto di resilienza. Questa è una parola che sentiamo tutti i giorni, no? Il concetto di resilienza, al centro di tutti i dibattiti. Ecco, la candidata poi ci descriverà un po', ci darà la definizione di resilienza, che comunque rimanda alla capacità dell'individuo, delle organizzazioni pubbliche e private in generale, di attivare azioni positive, rigenerarsi e quindi rispondere a eventi appunto che sono non soltanto rischiosi ma anche imprevedibili, come quelli del Covid-19, appunto, cioè gli eventi incerti che di fatto dipendono dalle decisioni umane più che altro, data la impossibilità di prevedere attraverso un calcolo delle probabilità il loro affermarsi. Ecco, in particolare nella sua prima parte la candidata, evidenziando la multidisciplinarietà di questo concetto, si sofferma su alcune teorie, soprattutto quella di Richardson, per poi passare alla resilienza in campo organizzativo, partendo proprio dall'approccio di Wake, che definisce le dimensioni attraverso le quali una organizzazione può essere definita come resiliente rispetto ad eventi rischiosi ed incerti. Io chiedo alla candidata di focalizzare l'attenzione sugli aspetti più salienti del suo lavoro, quindi di cercare di arrivare a delle conclusioni. Grazie. Come è stato già introdotto dalla mia relatrice, il mio elaborato si focalizza sulla resilienza, in particolare della resilienza in ambito organizzativo. La resilienza è la capacità di un individuo, ma anche di un'organizzazione, di una coppia o di una famiglia, di adattarsi in maniera positiva ad una condizione negativa e traumatica. Numerosi sono i modelli che riguardano la resilienza, ma i due modelli estremamente principali sono il modello di Richardson e il modello di Kunfer. Il modello di Richardson, elaborato nel 1990, e il modello di Kunfer, elaborato nel 1999. Il modello di Richardson è un modello che descrive la situazione di un individuo a partire da un qualsiasi momento, e questa situazione viene chiamata omeostasi biopsicospirituale. All'interno del percorso di vita di un individuo possono intervenire delle situazioni di vita avverse che sarà poi l'individuo a ripristinare la condizione di equilibrio attraverso una prima fase di distruzione e una seconda fase di reintegrazione.
La fase di reintegrazione è appunto scelta dall'individuo e questo modello propone 4 possibilità. La reintegrazione può essere, secondo quel modello di Richardson, una reintegrazione resiliente con crescita, una reintegrazione con perdita, una reintegrazione con ritorno all'omeostasi e una reintegrazione disfunzionale. Per quanto riguarda invece il modello di Kunfer, che è sempre un sistema lineare, è un modello che va a riassumere la maggior parte degli studi sulla resilienza ed è un modello che vuole trarre in attenzione la principale relazione che intercorre tra l'individuo e l'ambiente in cui esso vive. In questo modello sono 3 le possibilità a cui un individuo può raggiungere e possono essere un disadattamento, una reintegrazione con una crescita oppure può adattarsi al mondo esterno ma senza una crescita resiliente e questa fase è una soluzione simile al ritorno all'omeostasi proposta da Richardson. Per quanto riguarda la resilienza nell'ambito delle aziende, essa prende il nome di resilienza organizzativa, che viene definita dalla British Standard Institution come la capacità di un individuo di anticipare, di rispondere e di adattarsi in maniera positiva a situazioni impreviste e in modo da sopravvivere. Secondo... E cambiando, perché c'è una differenza tra resilienza e semplice resistenza. Per quanto riguarda la resilienza in ambito organizzativo, particolare ruolo svolgono le risorse umane perché sono loro a disporre di quelle competenze comportamentali e cognitive che permettono alla resilienza organizzativa di innestare le sue radici. Una più grande prova di resilienza che ci siamo trovati ad affrontare è stata la pandemia da Covid-19, una pandemia che ha avuto effetti diversi nei vari paesi e, soffermandoci sullo Stato italiano, la prima modalità di resilienza che è stata attuata è stata l'introduzione di una forma di lavoro flessibile, vale a dire uno smart working, una disciplina del lavoro agile che però va in deroga alla disciplina di principio che viene dettata dalla legge numero 81 del 2017. Per quanto riguarda la resilienza, essa è stata attuata attraverso il digitale, vale a dire una modalità più flessibile dell'organizzazione di adattarsi a questo cambiamento e si è visto come il digitale ha messo in evidenza che le organizzazioni non si sono trovate molto preparate perché il cambiamento influisce sulla vita delle organizzazioni in maniera molto veloce e quindi l'organizzazione non è capace ad adattarsi e questo è spiegato anche dalla legge di Martek elaborata da Brinker nel 2013. Per quanto riguarda il Covid-19, esso influirà sul management delle risorse umane perché è stato uno shock organizzativo che ha comportato anche una modifica nella gestione delle risorse umane, le quali vengono gestite a distanza. La gestione delle risorse umane a distanza ha particolare rilievo nella formazione perché è quel percorso formativo che mira le risorse umane, che mira a far attribuire alle risorse umane quelle competenze necessarie per attuare la resilienza. E da qui possiamo vedere come nascono 3 termini, vale a dire l'upskilling, il reskilling e lo skilling. Skilling significa un'attività di aggiornamento della forza lavoro ed è quindi un'attività che si attua per le risorse umane che sono già dipendenti dell'azienda in modo da aggiornare le proprie competenze. Il reskilling è invece una modalità di formazione che mira le aziende ad aggiornare la propria forza lavoro in quanto l'attività svolta dal dipendente dell'azienda è ormai un'attività obsoleta e infine abbiamo l'upskilling che è una modalità di formazione delle risorse umane che mira ad un aggiornamento del dipendente per poter fargli fare un salto di carriera o comunque prepararlo come leader. Per quanto riguarda la forma lavoro, essa sarà una forma di lavoro flessibile, vale a dire un lavoro che non sarà sostanzialmente un lavoro svolto esclusivamente in ufficio da casa, ma sarà un mix tra queste due modalità. E questa forma di lavoro viene chiamata lavoro ibrido.
una forma di lavoro che permette anche un miglioramento del work-life balance, vale a dire una connessione migliore tra la vita privata e la vita lavorativa dell'individuo. Per quanto riguarda la ripresa delle risorse umane e dell'economia con il Covid-19, si noterà che l'economia sarà sempre più verde, la cosiddetta green economy, vale a dire una economia che va ad abbracciare degli obiettivi aziendali sempre più sostenibili, che vanno a ridurre l'impatto dell'obiettivo raggiunto dall'impresa sull'ambiente. Questa modalità di lavoro, questa green economy, si propagherà anche nel green human resources, perché le aziende andranno a stabilire degli obiettivi per la forza lavoro che anche essi sono sempre più sostenibili e che si configurerà come un punto di forza delle organizzazioni, perché permette un allineamento tra gli obiettivi aziendali e gli obiettivi tra gli obiettivi organizzativi e gli obiettivi individuali. Infine possiamo vedere come anche il governo sia intervenuto nell'attuare la resilienza all'interno del sistema economico attraverso l'Unione Europea, che ha varato un piano nazionale di ripresa e di resilienza, un piano che andrà a colmare quelle debolezze sistema economico e che andrà ad accompagnare il Paese verso una transizione ecologica ed ambientale. In conclusione possiamo vedere che come l'effetto della pandemia ha portato le risorse umane ad essere sempre più digitali, eco-friendly e attente alla governance. È sempre più al centro della vita della organizzazione. Grazie professoressa Damiani. Così, va bene così. Grazie, si può accomodare. Poltrone Giorgia presenta un lavoro di tesi marketing dal titolo Il marketing polisensoriale, relatore professoressa Marcozzi con relatore sottoscritto. Prego. Grazie Presidente, la candidata ha sviluppato un lavoro avente ad oggetto appunto il marketing polisensoriale, ha focalizzato la sua attenzione sulla percezione nel marketing e quindi il ruolo dei cinque sensi, da ultimo ha preso in analisi un caso pratico, quindi inviterei la candidata a darci da subito una sintesi, una presentazione del suo elaborato. Grazie. Allora ringrazio, buonasera a tutti innanzitutto, ringrazio la professoressa per avermi dato la parola per iniziare ad esporre il mio elaborato. Allora, innanzitutto ci tenevo a dire che ho scelto questo insegnamento come argomento, cioè, della mia tesi, proprio perché è in grado, come si può dire, di rivestire molti ruoli, nel senso che è in grado di adattarsi a ogni situazione aziendale che si presenta. Ed è proprio grazie al marketing che è possibile verificare e creare delle strategie in modo tale da poter comprendere se i risultati e gli obiettivi che sono posti sono, insomma, è possibile raggiungerli. Il mio elaborato, come già detto dalla mia relatrice, è suddiviso in tre capitoli. Nel primo capitolo ho deciso di presentare il marketing proprio partendo dai processi di base, parlando di quelle che sono le leve fondamentali del marketing mix aziendale, che sono appunto il prodotto, la promozione, il punto di vendita e la determinazione dei prezzi. Per quanto appunto è stato analizzato il prodotto sin dalla sua idea iniziale, dalla sua creazione, fino ad arrivare appunto all'ultimo stadio della commercializzazione sul mercato e quindi quello della vendita. Dopodiché sono state analizzate anche le altre leve del marketing mix
E successivamente è stata fatta un'analisi di mercato che permettesse di comprendere all'azienda su quale target di clientela indirizzare il proprio prodotto o servizio offerto. Entrando nel vivo della mia tesi, quella appunto parlando del marketing polisensoriale, possiamo dire che ci si rivolge maggiormente più che al prodotto o al servizio che l'impresa offre, ma al consumatore che diciamo diventa protagonista diventa protagonista appunto per la determinazione di ciò che l'azienda andrà ad offrire. Questo perché si lavora di più sulle emozioni del consumatore, sulle sensazioni che il prodotto e il servizio generano in esso, in modo tale che la creazione di valore a cui l'azienda era appunto intenzionata ad arrivare sia piena, nel senso che visto che il molto importante per l'azienda è che un cliente sia sia molto, come posso dire, sia diciamo deciso a scegliere nuovamente il suo marchio, e di conseguenza è importante per l'azienda che il cliente si fidelizzi. Molto importante per il marketing polisensoriale, come ho già detto, è l'utilizzo dei sensi. Questo però può essere fatto appunto attraverso delle strategie che prendono il nome di sense experience, che appunto utilizza la sollecitazione dei sensi, feel experience, che mira invece a generare delle sensazioni, act experience, relate experience, invece sono delle strategie che permettono di mettere a confronto le percezioni di un consumatore rispetto ad un altro gruppo di consumatori. È molto importante, appunto, abbiamo detto che per il marketing mix aziendale vi è anche il punto vendita, ed è la parte fondamentale che verso la quale il marketing polisensoriale deve porre attenzione, proprio perché è molto importante che come un prodotto venga presentato all'interno del punto vendita, che deve essere sia adeguato a ciò che si vuole proporre, ma deve generare comunque delle sensazioni positive che non siano neanche troppo eccessive. Ecco Giorgia, volendo un attimino focalizzarci su quello che è stato il tuo lavoro, sì, riferito all'analisi del caso pratico, sì, ci puoi dare qualche elemento in più? Sì, allora ho deciso di analizzare il caso di Perugina proprio perché in pratica il prodotto di Perugina è appunto il cioccolato, che ritengo sia proprio il prodotto per eccellenza stimolatore dei sensi, proprio perché attraverso di esso possiamo appunto percepire dalla vista del cioccolato il gusto del cioccolato. E questo il marchio Perugina è stato molto diciamo si è dedicato interamente alla formazione di strategie nel polisensoriale. Inizialmente a Perugia, oltre alla casa del cioccolato già esistente, proprio per buttarsi verso questo obiettivo del polisensoriale, crea anche la scuola del cioccolato, nella quale ci sono dei maestri cioccolatieri all'interno della quale i consumatori possono partecipare attivamente al maneggiare il prodotto, all'assaggio del prodotto, alla degustazione, e quindi entrano in contatto in prima persona essendo stimolati a 360 gradi. È stata anche un'altra strategia adottata da Perugina, è stata anche in occasione del suo centenario, che ha riprodotto in versione in miniatura, proprio prende il nome questo evento organizzato, prende il nome di Tour Perugina, in 100 città italiane. In pratica è stata riprodotta in piccola scala proprio tutta la situazione che è presente a Perugia, ma è stata presentata in tutta Italia. E anche qui il consumatore poteva partecipare attivamente alla creazione del cioccolato. E un altro evento è proprio stato nel 2007 il lancio del prodotto nero,
che è il primo prodotto totalmente fondente di Perugina, che ha permesso, cioè, attraverso vari slogan anche nelle città italiane, ha permesso al marchio di entrare proprio nel viaggio del polisensoriale. Quindi in pratica con lo slogan Vestiti di Nero, il marchio ha fatto sì che il consumatore potesse immedesimarsi e che venga invitato nella prova di questo nuovo prodotto. Bene, grazie Giorgia. Grazie, per me è sufficiente, si può accomodare, grazie. Grazie. Siamo noi. Allora, le relazioni sono finite, la commissione si ritira per attribuire la votazione, potete rimanere in aula magna e la commissione riesce tra una decina di minuti. Grazie. Thank you.
teniamo in piedi. Dopo sta togliola la brucio però. I laureandi in prima fila, in piedi, grazie. Cati Giorgia. Mi passi tu la pergamena? Per l'autorità conferitami dal magnifico Rettore, la proclamo dottore in economia con la votazione di 92 su 110. A fretta, no? Auguri, dottoressa. Zraidi Yusin. Per l'autorità conferitami dal magnifico Rettore, la proclamo dottore in economia con votazioni di 110 su 110. La Commissione all'unanimità le conferisce la lode. C'è un entusiasmo diffuso. Auguri, dottore. Di Bartolomeo Dante. Per l'autorità conferitami dal magnifico Rettore, la proclamo dottore in economia con votazione di 104 su 110. Auguri, dottore. Niccolò Broccolini. Per l'autorità conferitami dal magnifico Rettore, la proclamo dottore in economia con votazione di 104 su 110.
dottore. Giuseppe Grace. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in economia con la votazione di 110 su 110 e finisco la parte più bella della proclamazione e la commissione all'unanimità le conferisce la lode. Auguri, dottoressa. Jacopo di Bonaventura. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore magistrale in scienze delle amministrazioni con votazione di 110 su 110 e la commissione all'unanimità le conferisce la lode. Auguri, dottore. Di Giulio Paolo. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore magistrale in scienze delle amministrazioni con votazioni di 110 su 110 e la commissione all'unanimità le conferisce la lode. Leonardo Lesti. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in economia con votazioni di 82 su 110. Auguri, dottore. Marcozzi Margherita. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in economia
con la votazione di 106 su 110. Giusto. Auguri dottoressa Buffone Carlo. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in economia con la votazione di 108 su 110. Dottore Cocciola Jessica. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in economia con la votazione di 110 su 110. All'unanimità la commissione le attribuisce la lode. Auguri dottoressa. Pellegrino Nico. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in economia con la votazione di 100 su 110. Auguri dottore. Ludovica Di Nicolantonio. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in economia con la votazione di 102 su 110. Auguri dottoressa Poltrone Giorgia. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in economia con la votazione di 98 su 110. Prego.
Chiedo ai laureati e ai neodottori di rimanere ancora in prima fila. Auguri, dottoressa. Bene, prima di dichiarare ufficialmente chiusa questa seduta di commissione, oltre a ringraziare i colleghi, gli auguri più sinceri ai neodottori, non solo da parte mia come presidente di commissione, ma anche di tutti i colleghi, non solo presenti in questa commissione di seduta di tesi, ma anche a tutti i colleghi che in questi 3 anni o 2 anni per i colleghi della magistrale vi hanno accompagnato. Io credo che oggi abbiate raggiunto un traguardo molto importante, quello del conferimento del titolo di dottore o di dottore magistrale, ma non credo che termini qui il vostro percorso e il vostro legame con l'Università di Teramo. Far parte dell'Università di Teramo significa far parte di una comunità vuol dire condividere i progetti, i valori, i principi e gli obiettivi, e credo che questi siano variabili che vi accompagnino per tutto il vostro percorso personale e professionale. Quindi credo di parlare anche a nome di tutti i colleghi. L'Università di Teramo continuerà a far parte del vostro, del nostro mondo e del nostro modo di essere comunità. Un in bocca al lupo, un ringraziamento a voi per aver scelto l'Università di Teramo e un ringraziamento alle vostre famiglie. Potrei augurarvi molte cose, sicuramente vi auguro una piena soddisfazione e realizzazione in ambito professionale, affinché l'investimento che avete fatto in questi anni di studio, voi e le vostre famiglie, abbia il pieno realizzo. Ma vi auguro anche di poter vedere nella vostra vita personale e professionale la bellezza, affinché siate davvero delle persone felici. In bocca al lupo a tutti, grazie.